Io ho mandato la registrazione, quindi occhio. Ottimo. E cavolo, guarda, a me l'ultima volta ci ho messo una settimana a passarmi. Una Vabbè, ragazzi, settimana. lì. Ma qua proprio adesso piove anche, c'è freddo come l'altra volta, ma tutto il giorno, non che la sera, sai, sì, era sempre freddo e piove, piove. Tra acqua e tutto, ragazzi, Casino. un casino. Casino. Ma per fortuna, E guarda, settimana di gare tranquille che vanno verso il termine, finalmente, non ne beh, posso ormai più. sì, Cristo santo. Anche perché Succede la adesso Romania. c'è. Eh sì, giusto. Romania. Hanno fatto Romania, Danimarca, poi c'è Alicante, poi c'è il 4 in Lituania e poi finalmente è finito. Danimarca c'è l'Olimpia, non c'era il 21? Questo weekend? Sì, questo Ah, weekend. ok, sì. Ok, sì. La Danimarca, poi Alicante, ultima in Lituania il 4 dicembre, poi Ok. sto. Finalmente, basta. Ragazzi, non se ne poteva più. Vabbè, Mamma mia. immagino, tra una cosa e l'altra. No, No, ti mamma dico, mia. io ti ripeto, quando sono tornato stavo ancora male, male, male. E alla fine mi sono andato a prendere uno sciroppo di questi inglesi, che qua con gli OTC bombardano da morire, cioè, sono pesantissimi. Ho preso sto sciroppo, alla sala si chiama tipo Mucus Max, proprio contro il muco. Giorno Ecco, dopo è siamo sparito quelli tutto. tipo. Ho preso un sorso, boom. Sì, tipo il Fluimucil che abbiamo qui praticamente. No, 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 ennesima potenza. Qua sono Vabbè, proprio pesa. noi infatti integrazione farma ci facciamo cagare, cioè da quel punto di vista devi Qua prendere tipo sono 6 Fluimucil. aggressivi da morire. Beh, giusto, raga, quando si fate queste cose se ti devi debilitare una settimana, cazzo, 100 Sì. volte. No, No, guarda. madonna, Poi ragazzi. è fastidioso perché dormi male, no? Perché ti fa male la gola. Sì, c'è Quindi. la febbre, per esempio. Uno c'è la febbre, dice ok, dormo, sono di Bravo. merda, 3 giorni, basta. Esatto. Però la tosse, la gola, queste cose qui che Oh. non ti fanno riposare, sei di merda ancora peggio, perché ti dà Esatto. fastidio e sei debilitato. My God. Bene. Speriamo se Marco ha finito di farsi la flebo, porco Dio. Te ti sei fatto tutto bello? Sì, mi sono fatto stamattina. Da notare che mi sono spuntati i capelli, figa. Sì. Cioè, Perché da no... No, vedi... Oh, non c'è più la calvizie. hai detto la bene ti aveva fatto usare. Sì! Ma io ti giuro, ragazzi, io vabbè, sono scettico verso quelle cose lì, però, porca puttana, sì. Oh, Vedi? sarà modificamente... Cioè, geneticamente qualcosa non è dichiarato nel proto, secondo me, perché la biotina non fa quelle cose Non parliamo dei brand allora perché siamo in diretta, Giuseppe. lì. Esatto, però sappiate che c'è un brand che fa spuntare i capelli. Incredibile. Com'è? My God. No, più che altro sono sereno che sono entrato in off season, quindi l'argomento di oggi si presta proprio di Sì, lusso. Però esatto. guarda, proprio sai la tranquillità mentale, proprio cioè avere meno allenamenti. Il cardio non ho mai fatto così poco, uno. No, vabbè. Quanto stai Però facendo? Quanto stai facendo? guarda, sto facendo un HIIT da 20 minuti alternando quei 30 secondi di scatto poderoso con 1 minuto, massimo 1 minuto e mezzo di ritmo blando. Però una volta a settimana Una. proprio quello, come un giorno per il cuore, come gli altri muscoli, il resto niente. Dieta sto salendo e sono pulito. Cioè, no, a livello di testa, sai, fatto avere 4 workout, dà proprio la sensazione di dire ok, oggi non mi va, sono stanco, ok, non male, no, piuttosto. In più con la dieta è più gestibile, perché prima essendo in carb cycle, ruotavano tutti i carbo in funzione del momento in cui ti allenavi. Esempio, avendo i carbo, colazione pre e post workout, se io facevo lo spuntino con i carbo e poi ero stanco la sera, ero inculato perché dovevo allenarmi per forza e Sì. io odiavo quella lì. Adesso avendo i carbo a ogni pasto non mi cambia nulla, l'unica differenza tra on off che se riposo la sera non li ho, sono scarico. E quindi è di lusso della serie, ok, io fino a spuntino mangio i carboidrati, mi voglio allenare, ok, non mi voglio allenare, ok, c'è domani, ma se salto un giorno, sai, essendo 4 workout e non 5, ragazzi, puoi anche accorparne 4, ma almeno sono allenamenti produttivi. Sì. Considera che prima ero, cavoli, 5 workout e 5 cardio a digiuno, e là non vivevi, cioè a meno che non sei in preparazione, in contest, ok, ma off season e non gareggi neanche quest'anno. Cazzo, ero andato in difficoltà nera, cioè ero Sì, arrivato a sì. allenarmi che mi pativa tanto, cioè non mi divertivo più. Infatti, guarda, ieri ho fatto allenamento, a parte che sto accorciando perché qua con l'ora in meno che si è accorciato l'orario, non mi alleno più alle 11 o mezzanotte, follia. Cioè, arrivo lì che sono veramente stanco, cioè io dalle 10 in poi vado in down, quindi adesso mi alleno alle 9, 9 di sera, che è un orario proprio perfetto, Fai quindi tutte le tue speriamo. cose e poi ti alleni. Sì, ma proprio mi sto divertendo. Ma sai cosa, guarda, sto approcciando più l'off season come se usavano la Golden Age, cioè
off-season si allenavano quasi niente, cioè della serie si allenavano molto meno. Sì. E quindi proprio per dar modo proprio a corpo di, cioè, quella cosa di far meno, poi quando vai in contest, in prep, lì ti alleni forte e aumenti tutto. Quindi sto entrando in quell'ottica lì e mi piace molto, cioè a livello di testa, nel senso adesso è giusto, quel poco che fai spingi, se vuoi recupera, non ti forzare, poi diventerà una cosa molto più automatica mettere il piede sull'acceleratore. A parte che ieri, poi guarda, ieri non è Marco, che... Dimmi, eccolo. continua, continua, continua. No, ti dicevo, ieri, eccolo là. Quando Marco devo mettermi? Zerbe, Dritto così. eccolo là. E allora dovresti togliere il blocco schermo e metterlo in orizzontale, perché probabilmente c'è il blocco schermo. Yes. Marco, ma la testa ti diventa la più a punta. Che cazzo è qua? Datemi un secondo. Minchia. C'è qualche rotellina, mi sa, se non sbaglio. Che cosa Beh, c'hai? il mio cervello che non funziona, intendi? Datemi iOS o un secondo che Android? non l'ho mai fatto. Di solito su Pornhub mi si girano da soli i video, non devo. Dipende da che verso li vuoi guardare, questo c'è da dire. Ah, schermo intero, aspetta, così? Adesso No? sei girato. No, no. No, non lo gira, adesso non lo gira. C'hai Ora sì. Android o iOS? Android. Allora non so aiutarti. La vertica, aspetta, aspetta. Ah, da lì, trovato. Facciamo come Savi l'ultima volta. Eccolo. Ah, buono. Che l'ultima volta con Alessandro sei stato mezz'ora a cercare di capire come girare il telefono. Adoretti, senti che frequento di solito, cioè, capiscono che una mano è sempre occupata, quindi devi fare tutto con una, allora. Comunque, guarda, il tan persiste ancora. Sì, infatti Si vede? notavo. Minchia. Vabbè, devi lavare Perché con l'altro giorno avevo Davide in gara, non avevo lì i guantini, volevo toccargli il colore, perché gli è andato due mani che sembravano zero. Cioè, mentre te lo coloravi, io che lo guardavo, dicevo, ma sta spruzzando? sì, Cioè, ma è quello che annacquato spruzzano loro fa proprio. cagare. Quello lì infittita lì. Sì. Max, porco giù dall'Airstar, si chiama proprio lì. Ragazzi, ne vi dà 4, 3, 5 mani, non sto scherzando. Gli erano andate due veloci, ti giuro. Cioè, era tale No. e quale a prima. Allora, per Sì. fortuna, gli avevo fatto portare il colore, gli ho dovuto dare una mano prima di ogni categoria, che ne ha fatte tre. Il Marco, problema è ma che, sai appunto, non cosa? avevo i guanti e adesso per Ma tu due pensa che quel settimane c'è. colore lì che danno in fittita lì non è colorante immediato, è un colorante che praticamente usano nei centri estetici che reagisce con la melanina, è un attivatore e quindi ci vorrebbe tipo un'ora per farlo. Il problema è che loro, i cretini, lo spruzzano 10 minuti prima del palco e quindi non attiva neanche, è tutti Oh no, bianchi. io ho Infatti dovuto dovrebbe essere colorarlo da zero. gratuito. Sì, ma poi costa, cioè non è che è a buon mercato. 50 euro con tutto No. rispetto. Allora, non posso dire niente perché la gara è andata bene, organizzata bene, orari precisi. Poi c'era Alex nel backstage che è Un fantastico. signore, Dovete sì, Alex piacere. Mo. Alex Zuccaro nel backstage veramente è fantastico, cioè è sempre gentile, sempre paziente, gli puoi chiedere qualsiasi cosa, gli avevo chiesto 50 volte gli orari, bravissimo, non ha mai scazzato una volta, sempre bravo. Per Ma lui... tutto il resto bene, ma per il colore, raga, oh, lo so, no, può infatti cagare. l'ho guardato e gli ho detto, ma gli hai già dato due mani? Sì, sono due mani, ma non sono due mani queste, ragazzi miei, non sono due Manco mani. mezza, certo. Esatto, gli ho detto, cazzo, cioè, vabbè. Allora sono dovuto dargli il colore e infatti Ma abbiamo loro, scoperto guarda, bene. ma gli avevo detto Alex di organizzarsi meglio con il colore, di mettere la prima mano il giorno prima, perché quel colore reagisce con la melanina, non è come il Pro Tan, che lo dai e subito... E quindi il problema è che ovviamente arriva solo il giorno della gara, ma lo spruzza veloce. Infatti i beginner che salivano alle 11 al mattino, tutti bianchi, tutti, perché non hai tempo. Io dico, cazzo, Tranne come organizzate il... Davide, che Davide era già bello scuro. Ecco, Oh, esatto. mi mancava farle chiacchierate con voi, eh! Sì, raga, beh, oh, adesso che c'è Grossi! Tra freddo ci sta, eh? Adesso con il freddo, porco Giuda, sì, eh. l'altro lì, in Italia, mi sono fatto la scorta di Legal Power. Visto, ho detto, ma la Minchia! maglia Questa tua è uguale alla Fede, che vi siete messi la maglia uguale? maglia della fede, No, la Fede ieri ha messo una storia in cui c'era una maglia, questa qua c'aveva eh? addosso. No, no, questa l'ho tirata fuori adesso dal cassetto nuovo, l'ho staccato il Oh, cartellino mi adesso sa per che te l'ha l'occasione. inculata No, aveva ieri, la eh. felpa, l'altra felpa nera che è mia, sì, solo che ha detto, ciao, me la presti per riscaldarmi? Vai, vai. Allora ho usato quella. Però mi sono preso tre pantaloni.
maglietta, una felpa, spettacolo. Io non riesco a trovare, io non riesco a trovare ancora quelli morbidi in cotone, sai, non quelli con le costine, quelle righe, quelli li trovo, quelli morbidi, cazzarola. Eh sì, esatto, quelli, quei bastardi lì, che io ce li ho blu, ce li ho uguali ai tuoi, solo che mi sono consumati sul culo, quindi li ho buttati. E adesso ovviamente me li devo comprare, ma dove, su che sito li hai presi, ufficiale? No, giù alla gara. Ah beh, porco Giuda, sì, alla gara sì, infatti devo fare la scorta, no, i siti introvabili, Ma assurdo. ci sei a Roma? Tra l'altro, tu ci sei a Roma, Ludo? Torni giù per Quando? Natale? No, La gara penso. dovrebbe essere inizio dicembre. Ah, gara sicuramente no, io forse torno 3 giorni, ma per vedere i nonni essenzialmente, perché ho i miei che salgono a Natale, quindi con loro starò, e invece nonni non li vedo, quindi forse torno 3 giorni, ma proprio toccata e fuga. Tra parentesi, tornerò probabilmente a cavallo, cioè subito dopo, perché c'ho, adesso mi faccio il tatuaggio, te l'avevo detto? Te l'avevo detto? Che tatuaggio? Dove te lo fai? Ah, pensavo. L'avambraccio Avambraccio e e mano. mano. Te Me l'avevo l'avevi detto. accennato, Che sì, sì, me che te l'avevo l'avevi accennato. chiesto le cose. E, c'ho 2 sessioni a distanza di una settimana. Quindi vado tra le 2 sessioni praticamente. Così, tra parentesi, non mi alleno. Vado proprio tranquillo 3 giorni. Lo lascio riposare. Proprio il giorno dopo aver fatto la prima sessione, probabilmente scendo. E, però, no, per le gare, sicuramente no. Faccio veramente toccata e fuga. Quando la fanno di preciso Marco al Marriott? 3, 4, allora, 3 dovevamo essere per la registrazione, 4 c'è la Colosseum e il 5 la Diamond. Ah, è vero che devi fare il sabato la qualifica per andare alla Diamond. Adesso vedo, perché Esatto. sì, l'hanno organizzata lo stesso giorno della Lituania, praticamente, ovviamente. Ovviamente, perché sono delle merde. Cioè, io non ho parole. Adesso vediamo, dai. Il 4 è quasi quasi. Sì, più che altro Davide lo vedevo più adatto alla Fit Italy e l'ho portato appunto Ha dove pagato cazzo come scelta, ma ragazzi, primo, cioè, ma è giusto così? Ma secondo e quarto posto, quindi tanta roba. sta bene, cazzo. Va bene. Ragazzi, per il resto come state? Che dite? Giuse mi aveva aggiornato, sta in off season, sta allenando, sta tranquillo. Magnando. Io sto in un periodo in cui sto scaricando tanto le proteine. Ho visto, infatti questo è super interessante. Sì, ho voluto fare uno scarico di proteine mio e i carboidrati li ho lasciati fondamentalmente uguali. Sì, li avevo già abbassati un po', sono 600 grammi lordi di carboidrati. Grassi li sto alzando un po', li ho alzati a 50 grammi più o meno, 40-50 grammi, che io sono sempre abbastanza basso che i grassi perché reagisco D'accordo. molto bene. Con i grassi alti mi imballo un po', cioè arrivo all'altro pasto che sono lì ancora imballato, mi rallentano comunque logicamente molto la digestione. Quindi non sono per le diete iperlipidiche. Come proteine invece ho voluto appunto da 2 settimane a sta parte proprio abbassarle, ma dimezzate, cioè vado a faccio alcuni pasti anche a proteasa amino, alcuni pasti a proteine in polvere e quando mangio pollo o merluzzo sono pollo 80 grammi e merluzzo Ah, sono sui basso, 100, basso, basso proprio. bassissimo, sì. Ma sai che mi sono pulito ho perso 5 kg buoni nel giro di 3 settimane, ma tutti di ritenzione, non ero neanche cioè, non è che avessi tanta ritenzione prima, però mi sono pulito tantissimo e mi sto trovando bene. Però io calcolo comunque anche con gli esami, quando faccio gli esami che sono in iperproteica, quindi veramente alto, anche perché quando vado, spingo con le proteine vado anche 4 grammi per chilo corporeo senza problemi. E gli esami ematochimici mi risultano sempre precisi, cioè EGFR, creatinina, acido urico, urea, sono sempre comunque perfetti, non sono mai fuori i limiti. Anzi, l'urea addirittura c'ho sempre intorno al 20-23, nonostante comunque Tutto sia viene bene, altissimo in cavolo. proteine. E quindi, in base a quello, logicamente posso anche spingere tanto con le proteine perché poi mi sento bene, recupero migliore e tutto. Adesso che le ho abbassate, mi vedo bene fisicamente, però sul recupero ne sento tanto, anche come energie durante l'allenamento. Poi è vero, comunque le calorie sono calate, di base sono calate, perché mi sta chiamando qualcuno, metto tutto. E scusate. Sei tornato storto, vai tranquillo. Voglio Ecco. via ancora una volta, lasciatemi in pace. Datemi un secondo. Ok, via. Datemi tregua che è il mio giorno di riposo. E dicevo che appunto fisicamente mi vedo bene, comunque mi sono ripulito bene, però di energie anche mentre mi alleno sento molto meno pump, mi sparisce subito il pump.
ma vi giuro, dopo già mezz'ora di solito tengo anche, io faccio sempre allenamenti molto voluminosi, come sapete, no? E anche se spingo un'ora e 20, un'ora e mezza, io ho sempre PAM dall'inizio alla fine, fortunatamente. Oh, qua dopo mezz'ora comincio a sentire il muscolo che Va giù. non risponde. Esatto, sì. Quindi è l'unica pecca che trovo, cioè che non è poco rilevante, anzi. Però ecco, l'unica cosa che, in cui non mi sono trovato bene con il calo così drastico delle proteine è proprio quello. Ma sai che è una cosa che dicono tanti? Cioè, a livello empirico, teoricamente avere pro super alte non è che dà chissà quale vantaggio, però tutti quelli che hanno spinto a 4-5 grammi per chilo dicono che comunque si sentono e si vedono meglio a pro alte. Non so quanto ci... però questa cosa la dicono tutti, veramente tutti. Io, ma anche in pre-contest io sono arrivato ancora a mangiare anche 300 grammi di pollo a pasto, cioè che è una roba che dici, ma è assurdo, non serve a niente. Io da 200, 250, andare a 300, io vedevo la differenza, cioè con la stessa identica preparazione, con gli stessi identici allenamenti, l'unica cosa che cambiava appunto era l'upgrade calorico dato dall'incremento delle proteine, solo proteine. Io vedo il muscolo più tondo, più pieno, poi ma risulta così su di me, poi per carità su altri magari no. E vado a scaricarle di solito negli ultimi 1 o 2 giorni della gara. Quindi proprio a ridosso. Quando, esatto, quando magari vado ad aumentare ancora di più i carboidrati, perché comunque non faccio mai delle scariche pesanti di carbo, perché nelle ultime gare sono sempre stato intorno ai 600-720 grammi di carbo in peak week. E quindi se ricaricavo, per esempio prima d'Alicante ho ricaricato 1,2 kg. Il giovedì sono rimasto fermo di peso, tra l'altro, e il venerdì avevo ricaricato 800 grammi più una paella che era una roba assurda, però ecco, lì le proteine le avevo calate. Ma se no, di base, in preparazione, anche proprio alla gara, le tengo sempre, sempre altissime e vedo proprio il miglioramento. E adesso quanto la tieni questa fase a pro basse? Allora, dovrei fare gli esami settimana prossima. Li devo fissare per o lunedì o mercoledì, devo vedere anche le mie disponibilità appunto con il lavoro, però appunto settimana prossima vado, vedo com'è tutta la situazione eccetera, però pensavo di tenerla ancora per queste settimane, altre 1/2, massimo 4 settimane comunque volevo tenerla, sì. Così E dalla risale. perché se no, se non riesco a spingere come voglio, anche no, cioè, anche perché ripeto, non è che ho mai avuto, sai, hai la creatinina 1,4. Ma anche solo già 1,2 è sempre stabile, ti dico anch'io, meglio calarle, avendo comunque sempre avuto, anche poi perché è più in acuto la creatinina, Sì, sì, però sì. anche gli altri valori, se anche comunque fossero sempre alti, ti dico anch'io, li calo per qualcosa, li calo per qualcosa in più, per andare comunque più sul sicuro e scaricare un po', ma se no altrimenti se vedo che comunque va tutto bene, addirittura sono ancora più bassi del solito, tempo 4 settimane basse, tanto per dargli proprio anche uno stacco. Poi le reintroduco, ma anche perché poi paradossalmente con i carboidrati io noto anche con le proteine un effetto rebound, così che una volta reinserite danno proprio più pienezza, più durezza, più pump. Ho Bomba. È come se sempre fossero notato. scaricate per sfruttare l'effetto dopo. Sì, ma non sono l'unico che ha sperimentato questa cosa, tanti altri comunque l'hanno provata e se ne sono resi conto che. Tanti, per esempio, anche in pre-contest hanno fatto questa cosa: scarico di proteine pesante fino alla 3-4 giorni prima della gara, e la ricarica paradossalmente la facevano appunto alzando tantissimo anche le proteine, o alcune addirittura ho sentito un ragazzo solo le proteine, carboidrati tenuti bassi, e ha ottenuto una pienezza muscolare totalmente diversa. E ripeto, sempre tenendo la stessa preparazione, perché uno dice: sì, grazie al cazzo, magari ha inserito questo, questo e questo, quello ti dà più pienezza. No, uguale. Ah, Senza pure variazione della piccola. questo è interessante. Sì, magari in un concetto di backloading alzi carbo la prima parte di settimana, però molto basse, e poi gli dai la botta di pro sotto gara. Bravissimo, bravissimo, si chiamava il genere. Potrebbe essere interessante. Esatto. Bene, bene. Senti, invece dall'allenamento che stai combinando, prima con Giuse lui ci stava un po' descrivendo che faceva. Allora, che stai facendo, Giuse? Ho Io? visto che No. hai cominciato a mettere il berrettino, c'hai freddo, eh? No, ragazzi, Se meno 2 gradi stanotte, volevo vieni morire. qua a Bergamo. Vabbè, appunto, peggio, fighi. Però qua non aspettavo altro. Guarda, non aspettavo paradossalmente, altro. qua in Inghilterra, nel nord, non è così tragica come No. situazione, eh. Si sta bene, devo dire. Ancora non ho messo il piumone. Quindi, il piumino, scusa, il piumino Allora, mobile. giusto. 10 Quale sta gradi, facendo? raga. Qua ci sono già le Quando? renne quasi qua fuori. Qua sono 5 gradi, se va bene. Ah, vedi? Diluvia. Però.
Ah, poi io vivo bene col freddo, io Ah, io sono l'adoro, adoro. un winter lover proprio. Sì. Totalmente. Vai in palestra che devi stare Bravo. tutto bello bardato all'inizio, cioè. Felpone, bello caldicino. Bello, bello. Come allenamento io adesso sto facendo. Allora, mi sono trovato bene, sai che comunque ti avevo detto, Ludo, che stavo caricando tantissimo, sto facendo 7 su 7. Questo però ti parlo comunque prima di. Per tutto agosto ho fatto così. Sì. Fine luglio, inizio agosto. Per tutto agosto. E ho fatto 7 su 7, sono arrivato a un momento in cui avevo i battiti che mi si erano alzati anche di 25-30 battiti al minuto. Ero arrivato addirittura sugli 85-90 di, ma sempre, cioè vivevo seduto, stavo, li provavo. Ho fatto una settimana al mare, mi sono completamente scaricato proprio dal punto di vista dello stress, mi sono semi allenato una volta, sono tornato dal mare, ho cominciato appunto ancora a spingere tranquillo, i battiti mi erano tornati a 58-60 come li ho sempre. Però quando sono tornato al mare ho cominciato ad allenarmi in 3 giorni on e un off. 3 giorni on e un off. Ed è l'approccio con cui mi sono trovato meglio di tutti. Cioè, proprio indipendentemente da sabato, domenica, non mi interessa tanto, comunque le chiavi della palestra vado quando voglio. E facendo un approccio 3 giorni on e un off, ti giuro, ma anche, sia mentalmente che fisicamente, ho risposto in maniera totalmente diversa. Io sono sempre stato abituato a fare di solito 6 giorni su 7, o appunto è capitato 7 su 7. E dipende dai periodi, comunque dipende, però 3-1, 3-1 mi sono trovato ancora meglio. Quindi Sì, adesso sì, sì. sto tenendo una cadenza più o meno simile. Poi, essendo dovuto andare via per le gare, ho dovuto comunque adattarmi, magari per 5 giorni di fila e riposare poi il weekend, o 6 giorni di fila poi riposare il weekend. Però 3-1, 3-1 mi sto trovando bene. E come metodi sto facendo molto basic, quindi tanti straight sets, dai 6 ai 12 colpi, molto basico. E alla fine di ogni esercizio, magari faccio 2 serie pesanti da 6 a 10 colpi, sempre a cedimento, ovviamente. E l'ultimo magari faccio uno stripping o un resposo, delle super lente, 3-4 serie per esercizio, vi vado appunto dove sento meglio. Come volume di allenamento sto tenendo comunque alto, dai intorno alle 30 serie, 3-35 per il dorso. E petto e spalle sto sulle 20, massimo 22, braccio sto sempre sulle 12, però comunque lavoro anche in multifrequenza con quelle. Sempre cioè, proprio in multifrequenza lavoro dorso, spalle, braccia, mentre petto e gambe le alleno in monofrequenza. Aspetta, aspetta, facendo trion un off, quindi come la imposti? Sì, nel senso, per esempio, faccio dorso tricipiti, spalle bicipiti, solo petto, Ok. riposo, gambe. Dorso tricipiti, spalle bicipiti, dorso tricipiti, riposo. Faccio così, in poche parole, al riavvicino non ha un senso logico preciso, cioè in Ok. base all'allenamento. Quindi però tengo sempre più vicino quello che sono gli allenamenti di dorso e spalle, molto più Ho ravvicinati, capito. lasciando quei 2 o 3 giorni di recupero tra uno e Sì, sì, l'altro, sì, sì. Ho mentre per il petto e le gambe magari passano anche 7-8 giorni. capito, perfetto, perfetto. Quindi Ok. sì, multifrequenza, Sì, solitamente sì, non sì, calcolo sì, sì. mai la settimana No, precisa, considerando un ma vado sui. Esatto, microciclo, praticamente c'è microcicli di bravo. 8 giorni, perché sono 3 on, 1 off, 3 on, 1 off, Perfetto. sono 4 e 4, 8 giorni. Bravissimo, Quindi sì, sì. Ok, esatto. Sì. Poi anche se aspetto quel giorno in più, quel giorno in meno, ho notato che comunque non vedo ok. grandissime 30 differenze. serie di dorso, le serie che hai detto sono per sessione o per settimana? Per microciclo, per No, sessione. sessione, Ok. sì. Ok. Cioè, mi piace proprio per il dorso macinare serio, sono sincero, ma anche perché appunto ho sempre notato anche quel fattore di sentire tanto il pump. Sì. E io sono un po' alla Dennis James, no? Che diceva finché c'è pump tu resti in palestra, quando non c'è più pump vai a casa. Se ti capita dopo 2 serie di non sentire più pump vuol dire che una giornata vai, è inutile che stai lì. Se dopo 30 serie ne hai ancora, il tuo corpo sta rispondendo, ascolta il tuo corpo, vai avanti. E sono sincero, io vado sempre a sensazione. Non ho una tabella di marcia da seguire, non ho. So che quel giorno devo allenare dorso e tricipiti, io parto. Se vedo che dopo 25 serie di dorso, cazzo, ne ho ancora, però la parte centrale, cazzo, secondo me posso fare ancora un esercizio in più, lo butto dentro. Certo. E come la metodica da usare, la vedo al momento, come mi sento. Sento che mi serve una serie pesante, 2 serie pesanti, 3 serie pesanti, magari mi metto lì col rematore manubrio, prendo il manubrio bello pesante e faccio quei 5-6 colpi, lo sento bello distrutto, via, cambio, vado a fare i tricipiti. Certo. Così io mi trovo bene, poi ovviamente è una cosa che fai Soggettivo. logicamente dopo tanti anni di esperienza, che ormai 18 anni che mi alleno.
qualcosa di E mi quello. trovo bene, trovo bene. Bene, bene. E te, Giuse, hai detto 4 giorni a settimana, ti stai allenando? Sì, ti dico, allora, io venivo da mesi e mesi, ti parlo di 7 mesi, ho fatto quasi allenarmi 5 workout, che per me di solito sono tanto. Io infatti i miei preferiti sono 4, canonico. E 5 all'inizio ok, però lo tollero fino a un certo punto. Poi cosa è successo? È capitato un periodo di lavoro mostruoso in cui ho perso proprio la bussola, come si suol dire con l'Olimpia, quel mese dell'Olimpia. E lì avevo esattamente 5 workout e 6 o 5 cardio stomaco vuoto. E non dovendo gareggiare mi ho trovato in difficoltà nera. Ma perché? Perché comunque, sai, mi trovavo ad allenarmi tardi, ma veramente tardi, tardi. Avevo la testa proprio sul lavoro e mi è capitata una cosa che non mi piaceva, cioè che mi allenavo per inerzia, cioè solo perché devo allenarmi. In più, avendo comunque 5-6 cardio e 5 workout, se ero scazzato non potevo permettermi di saltarne neanche uno. Perché se me ne saltavo uno poi ero fregato. Per fortuna adesso mi ha messo in off season, mi ha messo 4 workout, quindi un Mountain Dog basic, con un solo cardio, Ok, HIIT hit mi hai pesante, detto. e paradossalmente con meno cardio sono molto più compatto, il peso sale, sto mangiando di più e soprattutto ecco la cosa che a me tra virgolette dava ansia era il discorso della dieta, perché adesso quando ero in 5 workout e 5 cardio ero in carb cycle, facevo un classico 3 più 1 dove mangiavo come una bikini, quindi 120 per 3 giorni, 250 il quarto, e avevo il cheat meal. Vabbè, è un argomento del cavolo, però a me con il carb cycle il cheat meal mi sballava la vita, perché a me di solito Gabri il cheat meal me lo mette ogni 2 giri di 3 più 1 nel secondo giorno di ricarica, quindi capisci bene che Ok. il primo giro ti esce il weekend, come giusto che sia, quindi ti rilassi, poi a rotazione. E io una cosa che odio è fare i cheat meal comandati quando capitano. Io devo fare quando lo voglio, se lo voglio, altrimenti non lo faccio. E quindi, sai, capitavano, non so, cheat meal lunedì sera, mercoledì sera, giovedì sera, dove tu dici, cazzo, finisco alle 10, alle 11 di lavorare o di allenarmi, dove cavolo vado? Quindi, sai, quello che era il cheat meal, lo stacco della testa, era una forzatura e mi mandava un po' in palla. Adesso mi ha messo in on-off, quindi semplicemente giorno di riposo, giorno di allenamento, dove l'unica variabile, come dicevo prima Ludo, era i carboidrati, tutti i pasti. Solo che se mi allenavo, la sera li avevo, perché la cena era il pasto post-workout, se sono in off non avevo i carboidrati. Quindi capisci che il casino qua era prima. Era lo spuntino pre-workout, il pomeriggio. Perché i carboidrati in carb cycle li avevo solo colazione, pasto pre-workout e cena. Quindi io cosa facevo? Capitava che facevo il pasto con i carboidrati al pomeriggio, e poi dovevo allenarmi per forza. Solo che se era una giornata che mi passava la voglia, ero stanco, così ero incazzato, dovevo allenarmi lo stesso contro voglia. Adesso, avendo tra virgolette l'unica variabile, l'ultimo pasto, io posso fare Certo. anche lo spuntino del pomeriggio con i carboidrati, poi non c'ho voglia, ok, non mi alleno oggi, non cambia nulla, capito? Quindi Certo. ho proprio tutta questa serie di cose che mi danno molta più tranquillità. Tipo ieri non volevo allenarmi, cioè ero talmente stanco, non c'ero. Dopo, ok, basta, non scendo neanche. Mi sono sentito tranquillo, riposato. Oggi faccio gambe, mi sfondo, ma perché ho voglia. E No. quindi, perché era diventato allenarmi con una forzatura. Io, se mi alleno, devo essere forzato, sto di Certo. me, ma vivi male. Dici, ok, che cavolo lo faccio a fare? Poi ti fai male, perché comunque, sai, se segui quei protocolli che devi incrementare, o le ripetizioni, o il peso, tu per star dietro. Là veramente, infatti, ginocchio, gomito, iniziavano un po' a darmi noia. Infatti, mi era venuta una tendinopatia deltoide posteriore. E quindi, sai, quando ho visto questo avvisaglio, ti aspetta che un attimino resettiamo tutto, anche perché gareggio l'anno prossimo, quindi l'estate, la prossima primavera, quindi è inutile stare 5-6 cardio a digiuno, carb cycle. Adesso, per fortuna, mi ha rimesso appunto in un on-off una tranquillità, e infatti il peso è andato subito è andato a 71 kg. Quindi è andato abbastanza su dai 68 che ero, sono rischizzato su in un mese, quindi io sono tranquillo. Proprio sono proprio adesso a livello di peso, di testa, un po' tutto gira come deve girare. In più, appunto, a livello di stile di vita va meglio, perché le gare appunto sono un attimino un po' più diluite. Prima ne erano 4 a settimana, ragazzi, cioè è una cosa folle, 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 e adesso sto vivendo obiettivamente bene. Lì, sai, come ha detto Marco prima, cioè, parlava delle proteine. Dipende molto dal periodo, cioè sono periodi in cui devo assecondare molto lo stile di vita. Cioè, per me la cosa imparata quest'anno
che se non assecondo molto lo stile di vita non ha senso. Cioè, ma ti dico, guarda, io quest'anno, come Marco ha fatto la settimana al mare, ho fatto una settimana in montagna, l'ho staccato ma tutto, e ti dirò, la settimana dopo sentivo che avevo ancora bisogno di recuperare. Ho detto a Gabri, Gabri, non faccio nulla, dopo tieni la dieta, non ho fatto nulla. Oh, sono tornato da Dio, perché cosa che l'anno scorso non mi hai fatto, perché io sono una testa di cazzo, mi devo allenare. E invece quest'anno proprio sarà la vecchiaia, ho detto, boh, allora adesso a seconda proprio i ritmi fisiologici, ma pure dovuti al lavoro. E paradossalmente, nonostante la mole di stress assurda quest'anno, fisicamente mi sto tenendo bene. E Certo. quindi userò questa cosa proprio per affrontare al meglio la stagione. Te Marco di Poi sai. cardio, Dimmi. dimmi Giuseppe, scusa, No, finisci. ma poi No, non mi serve niente. volevo sapere Marco di cardio quanto stava facendo perché non aveva parlato. Io calcolo che, allora, sono stato fino a 2 settimane fa che ho cominciato a lavorare in una nuova palestra, quindi mi toglie tantissimo tempo e faccio tantissimi passi giornalieri, quindi arrivo tranquillamente a 12-13 mila passi al giorno senza far cardio. Di base però cerco di tenere lo stesso almeno quelle 2 o 3 volte a settimana. Prima lo facevo tutti i giorni, ma più che altro perché appunto non avevo cioè, non mi muovevo tanto durante la giornata. Un conto avevo a fare la spesa, vai ad allenarti, però di base comunque ne facevo veramente pochi per raggiungere almeno una quota che mi desse fame, perché faccio cardio sia per una questione di salute cardiovascolare, quindi il mio cardio da mezz'ora, 40 minuti massimo, ma proprio anche perché in bulk mi stimola tantissimo la fame. Quindi non è che sono uno di quelli che faccio cardio per rimanere pulito anche in bulk, no, non. Fortunatamente rimango pulito abbastanza facilmente lo stesso. È proprio per una questione che altrimenti mi si blocca la fame. Se io invece tengo la mia mezz'ora di cardio distribuita nell'arco della giornata, preferisco stomaco vuoto al mattino perché mi sveglia, la uso proprio come caffè, tra virgolette. Mi dà una bella botta per l'inizio della giornata. Metabolismo. E poi mi tiene la fame anche fino a sera. Cioè ho più fame, ho più voglia di mangiare, mangio con più voglia. Mentre se lo tolgo, ho notato che quando proprio ne faccio zero, o proprio mi muovo poco, ovviamente quando stai sulle 5.500-6.000 calorie, se ti muovi poco, il corpo comunque o sei Dura. 120 kg di muscoli, oppure è cazzo dura. Dura. Sì. Quindi il cardio lo tengo sempre sulle. Se riesco adesso, quelle 2 o 3 volte, però lo tengo lo stesso. E lo faccio più per non tanto una stimolazione di fame, perché adesso appunto avendo abbassato le calorie e le proteine, la fame c'è lo stesso, è per una questione proprio di salute cardiovascolare. Lo fai liss, sempre, a bassa intensità? Sì. Allora, dipende. Prima alternavo molto, perché io ho il garage qua sotto interrato con la rampa, e è una rampa che sarà di un. Ma non è tanto lunga, sarà 20-30 metri, niente di che. E mi piace, a me è sempre piaciuto correre, comunque ho sempre fatto sport in cui ai tempi calcio, piuttosto che anche per la preparazione delle arti marziali, eccetera, comunque di corsa ce n'era tanta, comunque sport da combattimento. E quindi a me piace tanto correre. Non mi piace tanto la corsa tipo in steady state, tranquillo, cioè nel senso quella lunga, no? Da Sì. maratoneta, mi piace di più gli atleti allunghi, gli scatti, e quindi faccio gli scatti nella salita, oppure c'ho la salita qua sotto casa che saranno un bel buon 100 metri e faccio gli allunghi, e mi piace molto di più, ma proprio una questione mentale per dare stimoli diversi, perché sennò se mi metto lì sempre per il solito cardio, cioè sul tapis roulant mi rompo i coglioni, non lo faccio, proprio manco se mi paghi. Piuttosto mi metto due felpe, piuttosto mi metto 2 paio di calzini, ma vado anche in mezzo alla neve. Cioè, l'importante Sì. Sì. comunque è che mi liberi la testa, che sia all'aria aperta. In palestra proprio è una cosa che. Ah, quindi lo fai ancora all'aria aperta anche ora? Cioè Sì, senza anche problemi. liss, ma vedi. Sì. Prendo, Ho vado, voluto sapere. cammino senza problemi. Poi, vabbè, qua, appunto, abitando a Bergamo, provincia, ho tanto verde, quindi magari anche qua, ovvio, se piove non mi vado a camminare nel prato, se no arrivo a casa e sono pieno di terra fino sopra i capelli, vabbè. Sopra la rasata, diciamo. Altrimenti vai su strada, vado, ovvio se poi viene giù un acquazzone della Madonna, no. E allora lì in caso sto appunto qua sotto nel garage interrati, che c'è un. Sembra tipo, è come uno spazio di un campo di calcetto, per dire, Ah, per ok. renderti. Sono le porte dei garage ai lati e in mezzo così mi metto lì che è comunque riparato e appunto faccio i miei scatti sul piano o le mie camminate, dipende. Comunque alterno tanto, a volte liss, a volte hit. Che poi un hit, sincero, non lo tengo coi battiti super precisi, vado tanto anche lì a sensazione. Ma pure io. Cioè, recupero, una volta che ho recuperato, che ho fatto appunto la strada di ritorno camminando, riparto subito, scatti allunghi, eccetera.
Bene, bene, fantastico. E Giuse diceva che si stava allenando poco questo periodo, come la Golden Era, off-season ci si allena un po' di meno, in preparazione un po' di più. Tu invece da che punto di vista sei, da questo punto di vista? No, allora io finché ce n'è rimarrei. Sapete un po' come la penso. No, io finché ho addosso le calorie che mi aiutano a spingere, vado. Nel senso, non. Ovviamente ascolto sempre il mio corpo, quindi ci sono settimane in cui logicamente questo mi dice: oh, calma, stai spingendo troppo, rallento un attimo. E allora, come la settimana che sono stato al mare, anche adesso io non disdegno mai, cosa che cominciava anche Giuse prima. Prima, anni fa. No, bestemmia, cioè, devo riposare, ma sei fuori, sei No, mica devo matto, trovare un no. albergo con la palestra vicina, mi devo allenare, cazzo. No, cioè, no, dicevo, no, è impossibile, no, uno deve staccare, sei matto, cioè. E invece adesso mi rendo conto che non capivo una sega da quel punto di vista, quindi quando sento che il mio corpo mi sta dicendo che comunque ha bisogno di riposare, dipende anche lì, valuto tanto anche. Come mi sento? Perché sono proprio stanco, come appunto lì che mi si alzavano i battiti. Cioè, io il letto di base sto intorno ai 55-60 a riposo, ma anche se vado a fare una corsa e mi siedo, dopo poco comunque recupero subito il battito. Forse anche perché logicamente facendo sempre cardio, fanno anche però c'erano comunque 25-30 battiti in più, allora gli ho detto no, devo staccare. Cioè, lì vuol dire che c'è qualcosa, che veramente sono proprio stanco. Poi, come ti avevo detto, anche lui, cioè, dormire la notte mi viene difficile. Battiti alti, cioè, no, ho detto, no, non va bene. Tutti i segnali, fighi. Esatto, sì, che comunque, cioè, 7 su 7, allenamenti alto volume, alta intensità, ho detto, voglio provare però. Era una prova che io, se non sperimento, non sono contento, non posso vivere per sentito dire. Se funziona bene, se non funziona l'ho scoperto io però. E quindi adesso però senza arrivare a quel punto sento se c'è la settimana che magari sai o sto lavorando tanto o appunto questioni fisiologiche mi serve un pochino di riposo o calo un pochino il lavoro, quindi magari faccio un recuperativo, quindi magari faccio 3-4 volte a settimana in palestra però molto blando, cioè quindi non arrivo a cedimento, che so che è una bestemmia però non. È meglio così per quella settimana, oppure stacco del tutto, dipende come mi sento. Ma sai cosa? Guarda, raga, di sicuro secondo me la cosa che accomuna un po' tutti, almeno noi tre, penso a sto giro qua, l'off-season è molto veramente di assecondare il corpo, l'esigenza, quello viene anche dalla maggior maturità rispetto agli anni scorsi, eh. Ma sai cosa? Io adesso la vedo, almeno, vabbè, nel mio caso adesso, che sono preso con diverse cose per la testa, tra lavoro e tutto quanto, so benissimo che adesso non è il momento per forzare. Ed è quella, secondo me, la cosa che mi rende più contento di quest'anno. Cioè, che l'anno scorso, ok, vai, 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 vai. Ecco, adesso io ho capito, almeno su di me, adesso è tempo per altro. Ma sapete cosa? Vabbè, non c'entra un cazzo. Quest'anno ho visto tante di quelle gare e mi sono preso tante di quelle incazzature per questo sport. Parlo a livello agonistico, che ho cambiato non mentalità, ma il discorso è, ok. Io adesso mi devo spaccare il culo, mi devo fare l'iperculo, sacrificando veramente tanta roba tra famiglia, tra lavoro, per cosa? Nel senso, ok, mi faccio 5 workout, spingo al limite, mi strappo la spalla, per poi andare cosa? A maggio a fare una gara di merda, essere il migliore, essere messo sesto? Mi starebbe molto sul culo, capito? Perché le ho viste, cioè, quest'anno le ho viste, vi giuro, raga, ma veramente tante. Oh, sto mandando io le richieste ai giudici per capire come la vedono. Ho ricevuto delle risposte che non stanno né in cielo né in terra, ma non esiste lontanamente, capito? Cioè, e allora là capisci, dici ok, lo fanno i ragazzi, ma dato che lo dovrò fare anch'io tra poco e so in che merda mi vado a mettere, vale la pena sacrificarmi un anno, le articolazioni, la salute, per cosa? Cioè, io sono entrato in quell'ottica lì, ok, la gara. Arrivo forte, però, esempio, cioè, come ho detto, preferisco centellinare quelle energie da dedicare all'allenamento. Cioè, io so che adesso, se mi faccio quei quattro workout, uno mi devo divertire come un bastardo e devo tirar forte. Se voglio staccare, sto a casa. Non che per assecondare un protocollo di 6 workout o perché il cardio va fatto un giorno, come pensano molti, io mi devo far cosa? Cioè, nel senso che lo faccio. Ma non è che divento 100 kg, cioè io lo vedo così, nel momento in cui ho inquadrato la mia categoria di gara, come voglio essere io, le mie pecche da colmare,
di sicuro in questa fase qui dell'anno io non sacrifico nulla per essere un fanatico di bodybuilding, cioè almeno questa è la mia visione adesso, sarò la vecchiaia, ma veramente ho visto troppe cose che non vanno in questo sport, anche perché poi ragazzi me le Dipende chiedono. sempre se il gioco vale la candela. È quello, Marco, ma sai cosa? Mi dispiace, sai cosa? Che ultimamente, sai, molti ragazzi bistrattati in modo assurdo chiedono a me il perché. E cosa gli dici? Cioè, io dico sempre, ragazzi, cosa volete che vi dica? Che sono delle merde? Cioè, ma ti giuro, vedi di quelle robe, di quelle giustificazioni, mi viene da dire a molti giudici, ma voi la gara l'avete vista o avete mandato qualcuno al vostro posto? No, perché ti giuro, ti viene da dire, ok, noi ci spacchiamo il culo per cosa? Qua non parliamo di vincere la gara, qua parliamo di avere quel che è giusto, ok? E lì, sai, ragazzi giovani lo capiscono, io ma penso anche voi, cioè, vedi queste cose, due conti te li fai. E non dico di non gareggiare o altro, ma di sicuro di gestire meglio la nostra vita in funzione del fatto che ti possano inculare sul palco, non ne vale la pena, cioè, fondamentalmente, capito? Ecco No, perché questo ti sì. dico, nel momento in cui io dovessi fare la mia prima gara della mia vita, mi metto nei panni dei ragazzi giovani. È ovvio che uno fa tutto quello che è il suo potere per andare stratosferico, rischia, per l'amor di Dio, saluto altro, ma per chi gareggia da un po' e vede come noi dall'interno da anni, io due domande me le faccio, cioè nel senso, mi alleno perché mi piace, mi alleno perché so dove devo migliorare, c'ho l'esperienza per dire, ok, adesso è il momento di tirare un freno, adesso c'è il momento di spingere, ma non tiro più 12 giorni l'anno perché da stupidi. Cioè, Ma per guarda, andare a quello far sai, cosa? Giuse, dipende tanto. Il discorso di Da base notare, oh, da notare il è. vivinci. Hai detto non spingi più 12 giorni l'anno? No, 12 mesi l'anno. Cioè, 12. tu vai al limite, al limite, al A limite, andando a cercare qualcosa che parte. comunque. No, dico, a parte che io, per esempio, ho notato che l'unico modo per scaricare per me è uno scarico passivo. Cioè io non ho la capacità di andare in palestra e non dare il massimo. Certo. Non ce l'ho. Cioè io semplicemente non sono capace. Non sono capace. A te Questo. l'hai sparato in fronte proprio, se te vai Sì. proprio, ma veramente. E quindi. Infatti è una sofferenza andare a dire posso spingerti più, sei lì dici no, mi fermo. È brutto. No, ma Marco, ma vedi, Qualcuno stacca del quando tutto, è tu vero, ma ce capisco. ne hai. No, ma poi vedi, quando tu ne hai, ti rendi conto di avercene, è giusto che, ma qua, infatti vedi, o se tu hai. Ovviamente in base allo stile di vita di ognuno di noi, ovvio che se tu in questo periodo giustamente con il lavoro, nonostante tutto, riesci a ritagliarti, giustamente sai, quello spazio che ti garantisce di spingere, ovviamente per il fatto che mangi e tutto quanto, ti senti forte, vabbè, ma là devi tirare, io sono il primo a dire quello, Io dico nel senso, però se è un periodo un po' così e non c'è la necessità impellente di spingere, io tirerei in barca, piuttosto che forzarmi a spingere e farmi male, capito? Per No, quello dico sì, io. Perché no, è. la mia in quello. Questo Cioè, se qua c'è da tirare, c'è da tirare. ci sta a modulare Però tutto quanto. l'importante Va sempre modulato in base al recupero, perché è sempre il recupero il fattore quello è limitante. Cioè, se tu anche ti forzi, se tu puoi recuperare 5, ti forzi e stimoli 10, comunque cresci di 5, perché il recupero è quello. Quindi non puoi andare oltre. Ma poi Ludo, vedi anche lì, come si dice, come ha detto Marco prima, anche io quest'anno mi sono andato a fare spesso le trasferte, che capita sabato e domenica, mi sono accorpato 4-5 workout di fila, ok? Tipo, mi era capitato molte gare che sono andato, che ero ancora sotto 5 workout e 6 cardio. E là, ovviamente, partivi da lunedì, te ne accorpavi 5, addirittura c'erano dei giorni in cui facevo cardio al mattino, pesi più cardio dopo i pesi per accorparmeli. E lì però capisci che se sei in condizioni psicofisiche buone lo puoi fare, tra virgolette, poi ti fai la trasferta, torni morto, recuperi 2 giorni, però ecco, è tutto un molto sentire il proprio fisico, ovviamente in modo giusto, però ecco, sto almeno vedendo un attimino quello che è il panoramica attuale del bodybuilding, anche le programmazioni dei coach, questa necessità, sembra questo obbligo quasi religioso di far cardio, porco Giuda, per forza, per forza. Io ti giuro, sono il primo che ho sempre asserito il fatto che io mi tiro solo col cardio, ok? Con il cardio a digiuno va bene, però con il tempo il mio fisico sta cambiando a livello metabolico e tutto quanto, io con meno cardio sto meglio. Ovviamente devo spingere con i pesi, ecco perché dico quei 4 workout sono pochi, ma là bisogna tirare.
se vuoi risparmiare su altre variabili. Ovviamente Certo. devi mangiare anche giusto, però ecco, sto vedendo proprio questa standardizzazione delle programmazioni in Italia. Cioè, io vedo gente che fa in off-season 7 giorni su 7 un'ora di cardio al giorno, fisso, perché? Cioè, perché? Nel senso, porca puttana, non devi... Ok, la salute cardiovascolare, ma 7 giorni, men No, physique, ad eh? Sta esempio, parlando per l'impatto sulla di... salute cardiovascolare, io sto vedendo che con l'IT va veramente, veramente meglio. Cioè, Sì. con quello, io adesso sto tenendo 2 giorni di IT a settimana, più 5 di allenamento, quindi sto facendo in realtà un 7 su 7. Solo che i giorni di IT sono giorni di recupero attivo, cioè in realtà vado a modulare il tutto per recuperare meglio, più velocemente. E tornando al discorso delle analisi che aveva fatto Marco. Cioè, mai stato così bene. Veramente un recupero anche post-gara, recupero dei nutrienti, capacità di stoccaggio di nutrienti, parametri ematici, una roba favolosa. Sono stato ieri dal GP, c'ho tutto nei range, tranne le ALT, le transaminasi, che mi avevo fatto gambe il giorno prima, che stanno un filino sopra, ma un filino ti parlo di 10 punti sopra, quindi veramente una cazzata. Ho fatto così, Vedi, io mi aspettavo, sai, vai dal dopo il giorno di gare, il GP cioè dopo medico il di... giorno di gambe, sarebbe certo. No, vai dal GP, il medico di base qua, no? Quindi mi aspettavo, vai, gli devo spiegare, no? Perché faccio questo, faccio quest'altro, questo sono alzato per questo, ho preparato la gara, di qua mi aspettavo già ramanzina, colesterolo, eccetera. Dice, ah, perfetto, tutto nei range. Vedi, Ma davvero? ma Dice, poi dai, l'LT. no. Dico, no, ho fatto gambe il giorno prima. Ok, Vedi. vabbè. Sì, Oh, io infatti guarda, se la le scorsa... sono leggermente alte, se hai fatto gambe e sono solo quelle alte, Sì, hai fatto anche CK non me l'hanno fatto fare, le... CK, perché sennò vabbè, quello figurati, già. Ah, ecco, ok. Infatti lo sto chiedendo la creatinchinasi come fosse messa dopo gambe, Quella è perché... sempre alta pure quella, ma infatti avevo là il panel che avevo fatto 4 settimane prima, privatamente, per fargli vedere il confronto, gli dico, no, vabbè, è sempre così queste due. Però, no, con l'IT tanto tanto transfer anche sull'allenamento, nel senso che Ma riesco poi a sai cosa, stare Ludo? performante. Io, guarda, non so voi se vi è capitato, la cosa che ho visto, va anche cambiato appunto lo stimolo del cardio. Io, tipo, per me l'ideale, almeno in off-season, sarebbe fare un LIS e un HIIT, per dare proprio a livello cardiaco uno stimolo diverso, perché io quando mi impallino troppo con LIS e mi mette all'improvviso HIIT, vado in fatica. Subito il cuore fatica a recuperare i battiti. Invece, se tieni allenata entrambe le qualità cardiache, come le definisco io, sia sulla lunga che a interval training, la sviluppi una buona cosa, quindi mai E come troppo faccio duro, sempre troppo io, ti ho detto, pesante. infatti, io Esatto, come alterno fai tu, sempre esatto. anch'io. Passeggiate e poi gli scatti sulla salita, esatto. Però ecco, sto vedendo proprio questa cosa qua in Italia, che c'è veramente il fatto di standardizzare, tutti devono fare per forza quello. Cioè, c'è da dire che molti coach tendono a lavorare unicamente di volume, perché il solito discorso che molta gente non si sa allenare, e loro, ammazzando il volume della serie, ok, mobilità e calorie almeno, e ci può stare come approccio commerciale, però cavoli, poi i nodi vengono al pettine poi quando ovviamente quella persona lì con quel metodo lì non è ricettiva. Cioè, però ecco, io noto veramente questa malattia del cardio. La malattia del cardio a digiuno, sempre, sempre, sempre. Cioè, ma off season va bene se sei un massimo, un super massimo, un pro a livello cardiovascolare, ma ok, mangi, come ha detto Marco, per stimolare l'appetito, tutto quanto, grandi quantità di cibo, ma io vedo delle bikini, degli HP, dei Men Physique, un'ora di cardio al giorno. Perché? Cioè, e ovviamente preparatori darlo a tutte le categorie di atleti che seguono, da uomo o donna, cazzo, va adattato. Cioè, non è che il cardio va fatto a digiuno per forza un'ora al giorno, come se fosse il mantra. Più che altro che se lo dai a un Man Physique, ma con un peso massimo, che fa il carpentiere 12 ore al giorno e ti fa Appunto, magari appunto. brucia 6.000 calorie in una giornata, perché appunto Bravo, alza per peso tutto il quello. giorno, tutto il giorno, lì calcola che comunque stai dando un ulteriore stress al corpo che molto probabilmente andrà a ripercuotersi su Sì, quella che è proprio la ma Marco, forma ma e la esempio. composizione. Sì, ma esempio, guarda, io quando ero con 5-6 cardio a digiuno e 5 workout, era quel periodo di gare in cui ogni weekend ero fuori. Ho fatto 6 weekend fuori, 6 weekend di fila, in cui ovviamente dormivo la notte, boh. Oh, io non solo non scendevo e miglioravo DBF, ma mi gonfiavo d'acqua. Nel momento in cui l'ha staccato, evidentemente di passi non li ho mai contati perché non mi interessa, ma con quelle trasferte lì saranno quadruplicati. E infatti nel momento in cui pensa che io devo fare i cheat meal per stare su lì, perché andavo proprio giù, troppo stress, boh,
un allenamento in meno, via i 5 cardio, io mi sono indurito, paradossalmente. Quindi anche lì va adattato, sempre stile di vita. Cioè, ecco perché quando vedo le cose standard dico ok, no, cioè anche no, se non siamo negli anni 80, porco Giuda. Però ecco, più va avanti, paradossalmente più va peggio, perché vedi queste cose standard, idem nelle preparazioni farmacologiche. Ma stai mescolando Ovviamente. vitamina C? Sì. Stai mescolando. Sì. Infatti, se ti ho parlato Sì. di vecchio, vecchietto. Vabbè, io sto, guarda, ho la voce, ho recuperato una parvenza di voce umana. Proprio male ti è presa? Ti Eh? è presa proprio male, Sì, dico. ma guarda, a me non mi becca febbre, mi becca spesso la gola o il torcicollo, sembra. Faccio in questo periodo, mi ha preso un po' il ginocchio, ma sai quelle cose, a parte che mi è venuto un man physique, no, un classic stamattina, Dio porco, mi Ah, tira Giuse! addosso, scusate, porco Giuda, un classic, facciamo la routine, insegnami a posare in ginocchio, Dio lo maledica, porco Giuda, ho detto, ma scusa, posiamo in piedi, è più facile, no, andiamo in ginocchio, oh. Mezz'ora in ginocchio, il ginocchio, ragazzi, oggi c'ho infatti il tutore, sai, quello dei giocatori di pallacanestro, la ginocchiera, la tristezza. Allora, 2 minuti le hai dette tutte quelle che potevi dire. Tutto quello che non è Almeno politicamente taglia gli corretto. ultimi 30 secondi e siamo Va, tranquilli. Madonna. quindi, tu hai detto che gareggi primavera, giusto, Sì. Giuse? Marco? L'intenzione è quella. Ma Progetto? vediamo, vediamo, vediamo. Ma mentalmente adesso sto molto più meglio, diciamo, anche se non si può dire, però rende l'idea. Rilassato, Marco, ma Ho avuto sinceramente un periodo in cui non è che mi ispirasse tanto a ritornare ancora alle competizioni, sono sincero. Ho avuto il mio periodo, come si dice, non sabbatico, sì, comunque un periodo in cui mistica. avevo, sì, di overthinking, diciamo, no? Pensavo troppo. E magari tante volte uno si fa anche mille paranoie in più e l'ho sperimentato, sono sincero, e in quel momento lì ho detto, bah, non so se è ancora la mia via. Poi comunque mi sto dedicando tanto ai ragazzi, mi sto dedicando tanto al lavoro, quindi lo sai anche tu che se fai una cosa la fai bene oppure... E quindi voglio un attimino stabilizzarmi bene su quello che è il mio lavoro, la mia professione, ma sia da personal piuttosto che da coach, eccetera, sia per agonisti che non agonisti. E quindi avevo un attimino accantonato l'idea, sono sincero, ma poi, cioè, detto proprio sinceramente, anche proprio una questione proprio di salute, come ne avevo parlato anche con Ludo, era proprio una questione di, ok, quanto sono pronto a spingermi per arrivare ad ottenere veramente un risultato che può essere quei controcazzi degno di nota, perché se devo andare con la mia mentalità di ora, che quindi sempre quella del salvaguardare il più possibile la salute, eccetera, eccetera, posso arrivarci davvero? Cioè, ci posso arrivare davvero? O sono veramente costretto a spingermi oltre ciò che voglio per raggiungere quello che serve? Non quello che voglio, ma quello che serve. Allora, ho sperimentato un pochino, ho sperimentato, tra virgolette, a fare il minimo possibile, il minimo indispensabile. Okay? Ho detto proviamo, proviamo, farei sempre comunque esami ematochimici alla mano, sempre tutti gli esami della pressione, piuttosto che appunto battito cardiaco, eccetera. E ho visto che paradossalmente facendo un approccio più blando, prima di tutto ho sempre avuto paradossalmente più fame, quindi nonostante le calorie più alte, lo stomaco rispondeva sempre molto meglio e sono salito a un peso che non avevo mai raggiunto magari quando con la preparazione avevo spinto qualcosina di più. Insomma, è stato uno che è esagerato, sono sincero, non lo dico per ipocrisia o cazzate, per fare il falso, lo sapete che non ho peli sulla lingua, Sì. ma comunque quando appunto ero andato oltre una certa soglia, mi accorgevo che arrivavo e cazzo, facevo quattro pasti al giorno, il quinto e il sesto era per me un incubo, cioè non riuscivo più a mangiare, sentivo proprio lo stomaco rallentato, il fisico rallentato. Ho provato appunto a tenere una preparazione molto più bassa e blanda, quindi senza nulla di aggressivo, è andato molto meglio. Cioè, ho raggiunto un peso corporeo che per me raggiungere la tripla cifra era, tra virgolette, un traguardo perché non l'avevo mai raggiunta. Ho raggiunto il 100,1 senza telefono in mano, quindi 100,1 precisi, dopo aver fatto la cacca, la pipì e tutto, quindi ok. Originale, vero? Originale, era Puro originale risultato.
appunto facendo meno delle altre volte e roba più leggera, detto proprio spiattellato. E allora ho detto, boh, si vede che mangiavo di più, mi sono comunque intestardito tantissimo sull'allenamento a spingere ancora di più, come se avessi una vocina esterna che mi dicesse tutte le cazzo di serie, non è abbastanza, spingi di più, spingi di più, spingi di più. E mi sono reso conto che l'allenamento l'ho proprio affrontato in un modo che non mi sono mai allenato, come si dice, piano, per carità, o risparmiandomi, ma mi sono reso conto che potevo dare qualcosina di più ancora con quella vocina esterna che poi ero sempre io, ovviamente, nella mia testa, che mi dicevo, vai, spingi, ancora, non è abbastanza, vai, vai, vai. E quindi per quello che ho fatto un volume allenante e un'intensità altissima, proprio perché c'era il mio stesso personal, il mio stesso coach, che poi alla fine ero io che mi parlavo nelle orecchie, che mi spingevo oltre. Spingendo di più in palestra, mangiando di più perché riuscivo appunto per lo stomaco a mangiare più pasti e più cibo, ho raggiunto un peso che prima non avevo mai raggiunto. Quindi ho detto, forse il metodo che ho in testa io, quindi salvaguardare tutto, eccetera, mi può portare veramente a fare qualche risultato? Probabilmente sì. E quindi sono ritornato un attimino sui miei passi e dire, vediamo con quello che voglio fare io, come appunto ho suggerito anche da Ludovico, perché qua lo dico perché avevo parlato anche con lui. E lui mi ha consigliato, tu fai come pensi che sia meglio per te. Se quello che pensi che sia meglio per te ti porta ad avere grandi risultati, hai vinto. Se quello che invece logicamente pensi che sia giusto per te, ti rendi conto che è troppo poco, basta. Tanto non è che vivo di gare, cioè fondamentalmente vivo d'altro. Quindi le gare in sé sono solo esclusivamente una spesa che, sì, per carità, essendo noi professionisti, se vinci, ok, porti a casa un montepremi, ma paragonato a quello che può essere un guadagno di un lavoro vero, non è un cazzo, Sì, sinceramente, a meno oppure che a uno quello che logicamente vada a vincere spendi. l'Olimpia. Cosa? Ho detto, oppure a quello che, paragonato a quello che spendi, quei 1.000-2.000 dollari non sono un cazzo. Bravissimo. E dopo dipende quante gare fai, perché se fai come l'Ashley Cattelwasser, che comunque vuol raggiungere il suo record di vittorie nelle gare professionistiche, e ne fa una ogni 2 o 3 settimane, ti porta a casa 5.000 dollari, 6.000 dollari, 10.000 dollari, allora ti dico Allora sì. anch'io, ok, ma io visto che non sono l'Ashley Cattelwasser di turno, nella mia categoria, capisci che sono di sicuro molto di più quando si gareggia i soldi che comunque escono di quelli che entrano, la maggior parte delle volte. Quindi dico, se non ne varrà la pena, se appunto, non che non ne varrà la pena, però se non sarà abbastanza, fanculo, lascerò al mondo delle gare, cioè non vivo per quello, No, ma Marco, quindi... ma poi sai cosa? L'approccio tuo secondo me è ottimo perché anche prima hai detto una cosa importante, cioè, ok, sono disposto a spingermi fino a un certo limite necessario a. Sì, ma abbiamo visto che ormai i risultati delle gare non è che dici tu arrivi fotonico e ti piazzi, perché Zagarella la miglior forma della sua vita ha fatto ultimo in Romania, ultimo, che non si Ultimo capisce fallout. che. Capito? Cioè, è miglior forma della sua vita, io ti giuro, sono rimasto di merda. Però anche lì dici ok, quindi capisci che non è che far tanto e andare oltre ti garantisce una performance. Uno dice Guarda anche solo nei men physique. ok, sì, Alessandro Cavagnola adesso è andato all'Olimpia. Io, non Alessandro, a me è sempre piaciuto tantissimo come atleta, sì, ma non l'ho perché mai secondo me è cagato. molto bello. Però esatto, non è mai piaciuto alla giuria, ok? E non è Esatto. piaciuto perché a parte una volta che era andato lui e Alex Segati in Thailandia, Ricordo. avevano fatto terzo e quarto, ma in Ricordo. tante altre gare non Mai l'hanno mai piazzato. tenuto in considerazione. Poi, secondo me, comunque magari poteva arrivare anche meglio, magari stavolta è arrivato meglio, non lo so, non Sì. voglio giudicare, non voglio fare quello che è. Però comunque ha trovato una giudice, che è la Fitness Pro Becky, su Instagram si chiama Sì. così, Pro Becky comunque, che ha una sua visione delle categorie estetiche appunto un po' tutta sua, nel senso è una ragazza, quindi essendo una donna ha anche magari un gusto estetico che va oltre a quello che può essere solo il mero fisico e basta, gli tagli via la Certo. testa al ben fisico. Alessandro comunque è un bellissimo ragazzo, è E c'è tutto alto, bello, comunque tutto bello. è bello, cioè tu se lo vedi dici è bello, appunto oggettivamente, a me piace la figa, siamo chiari, però se vedi comunque un ragazzo così dici è bello, è un bel ragazzo, c'è poco da Sì. dire. E lì per esempio se lui non avesse partecipato perché diceva no, tanto io giudici non piaccio, cosa avrebbe fatto? Non avrebbe portato a casa la qualifica all'Olimpia. Sì. Quindi dipende sempre da gara in gara, dipende dal line-up, dipende da chi trovi in giuria. Quindi io dico, se io faccio come dico io e va bene,
Bene, se non va bene, vuol dire che non era destino. Quindi, ma Marco, ma vedi, quella è la cosa assurda, perché allora, la tua, immaginiamo che tu fai come dici tu giustamente, porti il tuo prodotto sul palco, può darsi in una gara fai ultimo, in una gara vai all'Olimpia, per dirti. E la stessa cosa vale se tu decidi la strada opposta, quindi di andarci giù pesante, becchi la gara, può darsi fai 3 volte ultimo, con dei dosaggi mostruosi, e tu dici, allora, aspetta un attimo, che forse è meglio che faccio medico io, sto bene, e se becco la gara giusta, può darsi vado all'Olimpia. Se tu vedi, la gara in Romania insegna tante cose, cioè se tu vedi un Cavagnola, un Daniel Leone mai considerato, mai anche al top della forma, adesso ha finito quarto, vecchiato all'Olimpia, ha fatto settimo, cioè per dirti, quindi anche il rumeno dell'Olimpia Cavagnola Cioè, l'ha battuto, all'Olimpia è stato e qua ha fatto settimo. capito? Cioè non valgono neanche più i discorsi politici, ma per esempio vedi, leggevo venendo i post di Romano proprio oggi o ieri se non sbaglio su appunto Zagarella, dove diceva, sai, il miglior classic physique 2 volte all'Olimpia non conta un cazzo. Cioè, scordiamoci la mentalità secondo la quale tu che sei andato all'Olimpia meriti un trattamento di favore, perché a meno che non sei Boomstead, ok, che hai fatto primo all'Olimpia, o un Ashley Cattelwasser che ha fatto comunque terza ed è conosciuta, al di fuori del podio dell'Olimpia non si conta un cazzo. Perché, esempio stupido, anche all'Olimpia, una stoico che è andata in America ha fatto 6 gare, 3 vittorie e 3 podi, ha fatto 24esima. Una Facchin, la S ha fatto una gara quarta, ha fatto 14esima. E allora alla Stoico cosa gli raccontiamo? Che farsi conoscere, aver vinto 3 gare, non conta un cazzo? Però Che la vedi. settimana dopo è stata a Budapest, dove io avevo portato Ornella e ha vinto. Capisci? Cioè, però Ok, vedi, non era il palco dell'Olimpia, però c'era, mi pare, la ragazza polacca. Adesso non mi ricordo. Ma com'è che si chiama la ragazza polacca che è stata all'Olimpia? Non lo sa so neanche lei. Mi ecco. pare, Se la sua volete licenziata subito. quindi mi pare che all'Olimpia, non vorrei sparare una stronzata perché sono sincero, non lo so, mi pare o è arrivata lì o è arrivata davanti e lì l'ha messa dietro perché mi pare che sia arrivata quarta, Però capisci, quarta, cioè, sai che loro dicono la che settimana dopo. per piazzarsi all'Olimpia o in America bisogna farsi conoscere lì. Non è vero nulla, sono dinamiche che sfuggono al controllo. Esempio stupido, vedi? Cioè, come dire, ma anche un Croci, esempio, che comunque vince e si piazza ovunque. Lì ha fatto quarto in Texas, 14esimo all'Olimpia, cioè non c'entra nulla il fatto di. Poi vedi, ti mettono all'Arnold prima una Jennifer Dory che è grassa, perché? Perché andava messa lì prima. Non toccatemi la Jennifer Dory che sta benissimo. No, ma all'Olimpia era intoccabile, all'Arnold era un po' suina, appena, appena, appena. Cioè, a me pure piace, gran figa, intendiamoci, però con quel ricciolo malefico. Però per dirti, cioè, ecco perché, per dire il fatto che oggigiorno spingere e comunque intestardirsi con devo per forza, ma spera che ti vada bene. Ecco perché. Comunque, chiariamo, visto che io e Ludo siamo sempre i moderatori. Era grassa per quanto riguarda magari la categoria, Il diciamo, canone, leggermente pochissimo fuori forma o meno in forma di chi l'è arrivata ovviamente, dietro. esatto, Ok, rispetto anche alle sue precedenti chiariamo. apparizioni. Questo c'è da dire, perché la Jennifer ovviamente è intoccabile, però ecco, Io è un così anno che dico come. che Jennifer avrebbe vinto l'Olimpia, testimone qua la Sì. fede. Ma già l'anno scorso io la mettevo prima, eh. Io l'avevo fatto la classifica prima lei, seconda Leti, la Janet non l'avevo neanche considerata, cioè per dirti, quindi la Jennifer è la mia preferita, però a manico è come dire una Chapado c'ha il culo grosso, e per quello non vincerà mai l'Olimpia, a meno che non Chapados, arrivi. allora, secondo me è bellissima, è arrivata anche seconda. La vedi di fianco l'altra, è bella, bella tosta. No, Cioè, sempre, diciamo, non sai cosa è emerso quest'anno? Che delle bikini non amano il gluteo con l'attaccatura lunga. Almeno questo è quello che ho notato io. Cioè, ma anche parlano molti giudici, vogliono i culetti, passatemi il termine, si proprio il gluteo dipende. corto. Perché Sì. all'Olimpia, la settimana dopo a Budapest, la ragazza che è arrivata seconda, tra l'altro, mi pare al debutto dalle professioniste, aveva un gluteo, vi giuro che era il problema, era lunghissimo, era incredibile, arrivava a Bravissimo. metà coscia. No, Quindi lui anche si lì vede vedi all'Olimpia, che più in America. In Europa è la come goccia. diverso. Infatti, se vedi la stoico c'è il gluteo abbastanza profondo. Quella Ecco. ragazza ce l'aveva ancora più lungo della storia. Cazzo, è una wellness. Di un pe no, 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 non era una lesione, era proprio una questione sua anatomica, era proprio lunghissimo, Sì, la cioè goccia colpiva era tanto anche bassa. per quello, ma bassissimo, molto di più. Non col volume della Stoico, non col volume per esempio di Ottavia Mazza, Sì. io Ottavia l'avrei messa seconda piuttosto della ragazza Sì, che è è arrivata seconda. bella, A Paolo. mio parere personale, come gusto, piaceva di più. Però c'era appunto la Liliona Bergman come capogiuria.
tra l'altro quella che c'era come capo giuria quando ho preso la Pro Card. E lei, per esempio, appunto, ha messo seconda questa ragazza al debutto. Stava benissimo, perché stava bene, però per me meritava di più Ottavia in quella classifica lì. Però dopo, vedi, raga, il discorso particolare è quello, cioè veramente se il gioco vale la candela, perché veramente con il tuo approccio o con un approccio che uno reputa giusto per se stesso, può andare bene lo stesso, ed è meglio, l'hai sbancato. Tu guarda, Andrei Lincoln, che poi aveva chiamato Andrei Deio, è arrivato, cos'è, terzo in Romania, fuori forma, perché sì, tutti si aspettavano che avrebbe vinto, vince lui di sicuro, è inutile andarci. È andato in una forma, secondo me ha portato una forma di merda, tra virgolette di merda, anche qua ovviamente, comunque meno, un po' sottotono, diciamo, perché secondo me andava talmente convinto di andare a vincere a mani basse a Bucarest che diceva: tanto sono in casa, sono forte sui social, sono stato all'Olimpia, vado là, anche se sono un po' velato, cazzo me ne frega, vinco lo stesso. E invece l'hanno messo terzo. È vero. E anche lì alcuni dicono che dovevano addirittura metterlo un pochino dietro, per farvi capire. Sì, ma sai che c'è, che adesso si sta contrapponendo tutto questo mondo dei social, in cui ci sono delle, guardate anche un Logan Franklin o la Boogeyman, cioè ci sono dei personaggi che da soli si creano seguito e si piazzano come si annunciano come favoriti, cioè Logan come Franklin... l'anno scorso Logan Franklin, che si era paragonato a Bumstead, e continuava a fare questi paragoni della serie: vincerà Logan o Bumstead? E secondo me il discorso sta diventando proprio adesso, che la giuria in qualche modo queste cose le penalizza, perché sì, ok, cioè, come fai... dire, vincerà la Sampdoria o vincerà l'Inter o il Milan, cioè non è la stessa cosa. Esatto. È una buona squadra, bellissima, però come anche c'è una cosa, però, che questi qua dei follower si stanno mettendo ad un secondo in bagno, perché sono al limite, arrivo. Vai. Se così, per esempio, vedi uno sul quale hanno apprezzato molto il cambiamento è Regan Grimes. Regan sta da paura, ragazzi. Adesso Milo ce l'ha messo sotto di brutto. Sì, infatti hanno apprezzato moltissimo che si è migliorato Regan. Grato, ragazzi. Quello perché sta iniziando a fare l'atleta, perché fino ad ora Regan aveva fatto l'influencer, perché andava all'Olimpia, faceva le sue cose per una questione di ritorno immagine. Mentre adesso ha detto: ok, cambio preparatore, perché posso far uscire qualcosa. Cioè, comunque mi sono fatto due anni all'Olimpia, lui, secondo anno, no? Sì. Mi sono fatto due anni all'Olimpia, sai com'è, forse qualcosa di buono riesco a tirarlo fuori, quindi secondo me direi di sì. Sta andando in questa direzione. Ma anche lo stesso Logan Franklin, Logan è andato con Milos, sì, stava molto bene, l'Arnold e tutto quanto. Poi vedi, anche lì, l'ultima gara a Romania hanno messo primo Brandao che non meritava, era liscio. C'era il tipo di Milos che meritava di luce, anche il ragazzo Samson. Ancora, Daudà, madonna, Samson, che bello. Daudà poi l'ha presa la qualifica all'Olimpia, la gara prima. Sì. Bello. Per dirti, se ho fatto 3 o 4 gare, il team di Milos tra Regan, che ha vinto anche, non mi ricordo quale gara, Daudà, poi c'è, non mi ricordo l'altro ragazzo, ma Milos ne sta buttando fuori di buoni. C'è Regan così in forma, non ho mai visto. Sì. Ora è iniziato pure The Giant, Jamie Joel con Milos. Sì, ho visto. Che poi quello Jamie buttava merda su Milos, ne parlava malissimo prima, anche in un podcast ne parla male. Poi adesso è tornato, no, perché con me ha sempre funzionato l'alto volume, cioè proprio io queste cose le odio. Guarda, per quanto riguarda questa cosa qua, ogni mondo è paese, cioè sì. Sto vedendo questo. Più parlo con gente dall'altra parte e più vedo che in America non è che è un mondo fantastico, è l'Italia moltiplicata, amplificata per 20. Cioè, sì, le stesse cose che fanno qua, le merdate, sparlare e poi leccare il culo, lo fanno anche lì. Lo fanno in maniera un po' più polite, diciamo, in Italia è un po' sì, più... Ma esempio, in Italia, come si suol dire, va di moda questa cosa, che il preparatore di turno, passatemi la volgarità, si tromba la tipa e puntualmente le sue bikini le manda a far posare dalla tipa. In America ste cose succedono perché il top coach di turno si tromba una tipa e le sue le manda da quella tipa, anche se questa qui è incompetente. E vi posso garantire che è una logica che c'è in Italia e c'è in America. Solo che in America, sai, uno dice: ma sì, la tipa sarà brava. No, non è brava. Così come appunto queste cose qui, appunto, ogni riferimento è puramente casuale, puramente casuale, anche perché Giuseppe non è minimamente coinvolto nella materia post, no. Totalmente esterno. Vabbè.
Però per dirvi, cioè, le logiche in Italia, come sai, molti coach che si sputtanano, poi vanno nello stesso team, nello stesso sponsor e si amano alla follia, cioè tutto cancellato, in America è uguale, è uguale. Sì. Vabbè, Quindi ma gli ecco americani sono dove così. Gli americani è arrivato. Ma è abbiamo così, fatti anche ragazzi. noi a metà, eh. Siamo andati nel dopoguerra, sono tutti così. Sì, ma raga, Guy mo, ma... Cisternino, Evans and Topani, questi sono tutti italiani, raga. Il sangue è Sì, quello. vedi? Cioè, non, ecco, prendiamoci i meriti, giustamente. Cioè, il fatto, sai, che i coach stagnano molte preparazioni a tot ragazzi, lo fanno in Italia, ma lo fanno anche in America. Anzi, in America è peggio perché non ti cagano proprio. Almeno Allora, qua lo lasciano l'eccezione. questa è una cosa che la gente deve capire. I top coach di media, nel momento in cui hanno 300 atleti, cacano poco gli atleti per due motivi. Uno, Bravo. se non sei Ecco nessuno, raga, non puoi pretendere, cioè, se tu non sei questo. È nessuno brutto da e dire, stai però è alla tua prima così. gara e vai a pagare Matt Janssen, non puoi pretendere che Matt Janssen perda tempo con te. Cioè, è brutto da dire, però purtroppo è così. Si fa pagare? Sì, si fa pagare come se lo facesse, sì, però non perderà tempo con te. Quindi è già tanto se è lui a cliccare invia sui programmi copiati e incollati e non la segretaria. Bravo. Quindi questo è un discorso. Ho preso Matt Janssen come nome a caso, ovviamente, poi magari nello specifico lui segue tutti nel dettaglio. Seconda ragione, i top coach sono abituati a lavorare con atleti fondamentalmente avanzati e indipendenti. Cioè, un top coach, cioè un atleta di quel livello, non si mette a rompere le palle al top coach se compra la farina d'avena di un tipo piuttosto che un'altra, o come spostare i pasti. Oddio, oggi No. mi alleno un'ora più tardi, come faccio a spostare i pasti? Che combino? Faccio questo, faccio quest'altro? Cioè, no, è della serie. Ti mando un programma, è già, cioè, molto spesso È già sull'allenamento sono tanto, proprio cioè sì. Bravo. superficiali, tutto, tu ti organizzi, cioè sei un atleta, sai farle queste cose. Il coach ha, almeno poi dipende dalla filosofia del preparatore, però a certi livelli il coach è più un consulente, più un occhio esterno che Sì, sta perché... là, che ti monitora. In off season è molto più tranquillo, in season è molto più preciso, però un atleta ha l'esperienza di capire anche determinati segnali. Quindi il coach a un certo punto deve anche lasciare che l'atleta sia lui a identificare questi segnali, a decidere, tra virgolette, come muoversi. Cioè, un atleta che ha 20 gare all'attivo, 30 gare all'attivo, se ti dice guarda, devo iniziare a ricaricare adesso, il coach lo fa ricaricare adesso perché lo sa lui come salire sul Il palco. coach intelligente. Il coach intelligente. Appunto, ecco, Il coach quello non intelligente. intelligente dice fai quello che dico io e poi nega se la Poi gara va dopo. male, che il Bisogna fisico faccia vedere strada. perché, Questo bisogna certo. vedere anche perché tante volte anche l'atleta avanzato comunque che gareggia da tanto tempo dipende sempre anche lì se è una sua paranoia o una sua intuizione. Perché se c'è l'atleta che si vede piccolo, ma tu lo guardi e non è oggettivamente piccolo, ma questo si vede solo piccolo e dice no, mi vedo piccolo, voglio ricaricare da subito, lì comunque sta anche il coach valutare un pochino e dice no, fidati, tira ancora un giorno, ricominciamo a ricaricare da venerdì, poi dico no, da giovedì, perché tante volte l'atleta, comunque sai, siamo tutti suscettibili in pre-gara, no? Ci vediamo tutti sempre piccoli, sempre magari velati, vogliamo essere più tirati, però vogliamo essere più grossi, eccetera, quindi l'occhio esterno serve, però se comunque tu hai davanti un atleta che ha un attimino di intelligenza e quindi anche un po' di obiettività e ti dice no guarda che io so che se sto più basso di carbo mi tiro meglio o se sto in ricarica più alto se mangio pulito sporco eccetera è meglio allora lì logicamente è un confronto poi la verità la diamo in palco per carità però anche lì bisogna sempre vedere chi hai davanti perché Sì. Un sappiamo tutti che com'è atleta obiettivo oppure uno che ovviamente è una para, come hai detto tu, infatti. Sì. Che Sì, tanto tanti comunque magari comunque vanno in paranoia, pensano di dover ricaricare, poi invece arrivano e non dovevano ricaricare. magari. Cioè, ce Ludo, l'abbiamo. questo fatto qua della ricarica, ma a tutti i costi lo conosciamo bene, porco Dio, Sì, ragazzi. io sono stato assolutamente oggettivo, imparziale, ho detto la mia, ininfluente, io sono stato, allora, devo far, io te lo dico, devo far così, poi decidi te, io ti seguo, non me ne frega niente, cioè se mi porti di merda sul palco, mi porti di merda. E sono andato di merda sul palco, perché obiettivamente ho avuto un'intuizione giusta, gli avevo detto, io sono così, e insomma è stato quel che è stato. Ma io, cioè, io gli avevo detto, Infatti io te guarda, l'ho detto che dovevi dire, io e Giorgia ti sì. avevamo detto, Ludo, non fallo, No, mangia. ma la cosa bella è quando gli hai detto che giustamente eri svuotato e dalle foto apparivi svuotato. No, no, stavi bene, mancava massa. Quello è bellissimo. No, 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 neanche dalle foto. Quello è stato, io sono sceso al palco, gli ho detto, guarda, è andata male, ero vuoto. Non è possibile.
Guarda, non avevo pump. Dice, non è possibile, stamattina eri pieno. Io gli ho detto, no, 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 pure stamattina ero... Cioè, io ti sto continuando a dire da settimane, sono vuoto, e non, cioè, non faccio in tempo a ricaricarmi, perché io, quando inizio a ricaricare, ci metto tanto a riempirmi. Perché, sì, difatti, la cosa è stata che giovedì ho iniziato a riempirmi, poi da venerdì ha iniziato a girare il motore, più mangiavo, più mi svuotavo. Infatti poi Giorgia, povera anima, mi aveva portato un sacco di cose da mangiare, dicendo, vabbè, ricarichiamo venerdì sera. E io ho detto, guarda, amore, ormai è tardi. Vuoto, cioè posso mangiare quello che ti pare, faccio più casino gastrointestinale che altro, è tardi, cioè mi sto proprio svuotando via, quindi partita, chiamiamo call it night, chiamiamola chiusa e più via. Che altro che se sei un coach e mi viene a dire, allora, non è possibile che non sei entrata a ricarica, ti mancano muscoli, perché mi hai fatto gareggiare, testa di minchia, ma scusami una cosa, ma dimmi di questo, due mesi prima... No, per quella categoria, per quella federazione, per... non hai abbastanza volumi, non hai abbastanza muscoli, evita. Abbiamo provato a fare un mini cut, ti stavi tirando, abbiamo visto che mancano muscoli, spostiamo la gara di 6 mesi. Sì. Piuttosto, dopo starà comunque l'atleta a dire, no, io voglio gareggiare, ti intestardisci, perfetto, io però te l'ho detto. Sì, sì, ti sì, dico sì, che sì. Comunque secondo me non sei ancora all'altezza muscolarmente, volumi, linee, eccetera. Io te l'ho detto, io ti porto al massimo che posso, però poi non lamentarti se non fai risultato. Questo secondo me era l'approccio migliore. Però l'approccio migliore da parte dell'atleta, logicamente a questo punto, se lui ti avesse messo davanti comunque quella problematica, esatto, di oh, non ci sono ancora abbastanza muscoli, ci serve ancora 2-3 kg di muscoli per essere competitivo. Ovviamente la parte dell'atleta intelligente sarebbe stata a dire no, ok, aspettiamo, allora ascolto te e andrò più pieno. Però se tu mi dici andiamo, arrivi già una gara, dice, però mancavano muscoli, ha capito, io sono in mano tua. No, perché poi in realtà il discorso è proprio questo, che io alla gara precedente, alle British Finals, cioè un anno prima, stavo sul palco più tirato e stavo a 82 kg. Quindi in realtà a livello di masse io stavo là. Il problema è che proprio mi ha... completamente prosciugato, cioè io non so come ho fatto a toccare i 77, non credevo di riuscire a toccare i 77, vita mia, veramente, a un certo punto proprio... Ma tu quando hai fatto i British Finals ti autogestivi o hai seguito qualcun altro? Autogestivo. E la differenza è che 4 settimane prima ho iniziato ad alzare le calorie e sono arrivato, ho iniziato proprio un tapering, alzare le calorie, ho diminuito le pro e ho alzato un sacco di carbo, gradualmente carbo. E sono arrivato che stavo sulle 4-5 mila calorie sotto gara, principalmente di carbo, con pro molto basse. Per il resto l'abbiamo gestita simile, perché sono arrivato anche in quel caso a scaricare molto. Però proprio reduce da quello. E alle British Finals ero vuoto. Ero 82 kg vuoto. In condizione, ma vuoto. E proprio da questo io gli ho detto, guarda, gli ho presentato la cosa, gli ho detto, io... In quel periodo ci ho messo 4 settimane a ricaricare e comunque non mi sono riempito bene. Probabilmente mal gestita la peak week, non lo so. Però comunque io vedo che quando butto carbo il peso scende. Quando inizio a buttare carbo. Quindi è... il gattino. È stato... Non lo sentivate prima? Uno che... Lo sai. Quanto è? Amore... E quindi vabbè, il discorso sì, che il preparatore deve essere sempre in grado di ascoltare l'atleta e capire quando è la paranoia dell'atleta e quando è invece il caso di ascoltare il feedback. Infatti poi, sai, quando lo gestisci troppi, là ti interessa poco questa cosa qua, cioè non ne hai neanche il tempo materiale, quella è la cosa brutta, è sempre il solito discorso. Sì. Di... vabbè, my God. Vabbè. Sì, allora fare una cosa uguale per tutti è la cosa secondo me più sbagliata che si può fare in questo sport. Ma è, come, ma è uguale anche per il calcio, se tu alleni il portiere come alleni l'attaccante, non hai capito un cazzo. Nel nuoto, io seguo una ragazza sugli gli allenamenti di nuoto, anche lì non puoi fare allenare uno che fa 50 metri stile libero come quello che si fa in 1500, cioè sarebbe una stronzata. Ma nel bodybuilding, ok, facciamo tutti lo stesso sport, è vero, però gestire tutti uguale, perché la ricarica va fatta partire 2 giorni prima, va fatta fare in questo modo, con questo drenante, piuttosto che tutto uguale per tutti. E poi vedi la gente che logicamente per quel protocollo, per quel programma, per quel metodo, diciamo così, risponde bene e arrivano spaziali, e invece magari alcuni che rispondono male andrebbero magari gestiti diversamente e arrivano di merda. Certo, o comunque no, arrivano sotto le loro potenzialità. Però standardizzare tutto è una in off-season, come ancora di più in pre-gara,
se tu vai a standardizzare, non, non arrivi da nessuna parte. Cioè, no, ma il problema è meno che tu sia il fenomeno che, va di, che ti va di culo e con quel metodo tu arrivi e dai tutto te stesso, però va di culo. Se invece va tutto soggettivizzato, personalizzato, eccetera, allora lì si hanno molte più probabilità di farlo bene. No, sai, purtroppo la tendenza qual è? Che almeno dei top coach così, ovviamente di guadagnare, cioè, c'è troppa voglia di accumulare denari in cascina, è ovvio che cosa gli dici? Arrivano 8.000 euro, gli dici no? Eh sì, devi dire di no piuttosto, perché là bisogna sapersi frenare, perché nel momento in cui per buttare dentro più soldi possibili, poi non gli fai, cioè non riesci a starci, non ti ricordi neanche il nome dell'atleta, è grave, poi lì è un problema. Secondo me lì è questione di marketing, nel senso che se tu ti prefissi di raggiungere un certo numero di atleti, ok, sai quanti ne puoi gestire? 30, ok, arrivi a 30 e per arrivare a 30 comunque magari fai un prezzo che ti permette di gestirli bene e guadagnare bene. Quando hai più richiesta, piuttosto alza il prezzo. Se alzi il prezzo automaticamente questi si adatteranno. Stai chiedendo ipotetici 1.500, vedi che hai tanta richiesta, sai comunque sei richiesto, alza 2.000. Dopo logicamente andrai a selezionare il guadagno e sarà sempre di più, cioè più persone con meno guadagno è uguale a meno persone con più guadagno a persona, no? Quindi piuttosto seguine 20 ancora come tuo numero massimo, ma quelle 20 chiedi molto di più. Sì, tu stai guadagnando lo stesso tanto, però se comunque non stai maltrattando, comunque trattando in modo sbagliato gli atleti. Perché però perché non lo fai? Perché non lo fanno? Perché se uno hanno paga paura, 50 euro al mese il preparatore, che non gli cambia scheda, che non sa lavorare, che non sa manco come si chiama, alla fine te la fai passare. Ma se io ti pago 100, 150, 200 euro al mese, io pretendo che tu lavori, che mi rispondi e che stai a cazzo dritto, tra virgolette. Infatti è per quello che dico, cioè, tu devi dare il massimo al tuo atleta. Se sai che comunque vuoi guadagnare 100.000 euro l'anno, 200.000 euro, e per guadagnare 200.000 euro hai bisogno di 200 atleti, vuol dire che forse non stai facendo la cosa giusta, perché no, tu riesci a gestire 50. Molto spesso non hanno proprio le competenze e la capacità di andare a periodizzare, modificare tutto, quindi si rivolgono a un target un po' più basso, cioè quello banalmente. Sì, ma quello, ma io ti dico, guarda, io nel posing quest'anno ci sono rimasto dentro, ma infatti l'ho detto, adesso dal 1° gennaio ma proprio cambio modus operandi proprio per vivere meglio io, perché sai poi cosa succede, si sommano sotto gara gente che si ricorda all'ultimo, bro fammi un favore, così io questa gente non la voglio, quindi uno alzo i prezzi, due ragazzi, allora Zannotti alza i prezzi, quindi se dovete mandare richieste mandate adesso usate il codice Rhino5 Rhino20 dico, però per dirti, quindi sai poi sta lì al coach, secondo me, ma anche nel coach della preparazione, educare la gente, cioè io per esempio adesso non me ne fregherà nulla fare lezioni singole, per esempio, fine a se stesso, cioè se uno deve venire da me come minimo voglio 3 lezioni. Ma perché? Perché i coach la prima cosa che fanno, tranne ovviamente Marco o altri coach seri come può essere tu, Ludo o altri, si analizza la situazione a freddo, la maggior parte dei coach, soprattutto top coach, danno sempre la colpa al posing. Io non ho mai sentito un top coach aver detto in effetti all'atleta, e in effetti non era la gara giusta, e in effetti facevi cagare, e in effetti potevo portarti meglio. È facile dare la colpa ai giudici o al posing. Io, dato che mi sono rotto i coglioni di prendermi delle responsabilità, perché vivi male, vi posso dire che un conto è seguire gente che è seguita da Pinco Pallo, un conto è gente seguita dal top trainer di turno che poi si incazza. E dato che io già vivo male, io voglio vivere meglio, quindi sinceramente per garantire una performance, io, per quanto l'atleta possa essere forte e famoso, io una lezione la responsabilità di portarlo sul palco non me la piglio, voglio come minimo 4 lezioni. Questo sarà il messaggio dal futuro della serie, boh, mi scrive uno a gennaio, gareggio a maggio, ok, queste sono le 4 lezioni, in mezzo i check, tu sei puntuale, i check alle lezioni, se no io cangio il corso. Esatto, punto. E non me ne frega niente che il posing coach conta meno del coach, cioè, dato che però poi io mi becco le grane, io le grane voglio portarti un fisico sul palco come si deve. Guarda, ti dico, perché io quando su questo concordo appieno, io ti dico, quando facevamo i personal con Giorgia, a un certo punto abbiamo come unica soluzione dovuto scegliere un giorno e mettere i ragazzi tutti attaccati,
perché puntualmente la gente arrivava con 10, 20, 30 minuti di ritardo e logicamente si allungava dopo. Invece li mettevo tutti attaccati, arrivi 40 minuti dopo, c'hai 20 minuti, c'ho l'altro ragazzo che sta qua. Io a un Bravo, certo punto, è ma stata io dico. l'unica, perché poi sembri tu lo stronzo che gli dice oh, cioè io comunque sono stato qua 40 minuti ad aspettare, mo 20 minuti e me ne vado, no, devi stare tutto il tempo. Invece con No, l'altro io dico, ragazzo ma no, non ma c'è poi sai cosa, rispetto. raga? È troppo, no, ma sai cosa? È troppo facile per noi coach, in questo caso, adeguarci alla gente, nel senso, è come, cioè, non è che perché in Italia la maggior parte sono delle teste di cazzo, noi dobbiamo adeguarci abbassando le tariffe e lavorando di merda. Io preferisco istruire la gente a lavorare come dico io, non me ne frega un cazzo. Cioè, oh, Esatto. fino a 10 anni fa il posing in Italia non ne fregava un cazzo a nessuno, ho rotto i coglioni e la gente paga per il posing, la gente si fa il culo a posare, e infatti gli italiani iniziano ad aumentare il livello, ok? Quest'anno mi intestardirò a fare i percorsi di posing, cioè a far affermare il posing coach, non come uno che ti dice bravo, sei figa, a una settimana alla gara. No, no, iniziamo dall'off season, lavoriamo pesante, simuliamo la gara e ti tengo monitorato e seguo solo te, non quelli che si ricordano alla fine. Certo. Iniziamo a far così, anche perché vedi, ti dico, mi hanno proposto proprio in questi giorni di non lavorare più con gli italiani. Mi hanno detto, testuali parole giù, cosa te ne frega, gli italiani tanto pagano poco e sono indisciplinati. No, dato che io non devo trasferirmi in America perché mi piace l'Italia, preferisco cambiare l'Italia per come sono fatto io, perché gli italiani se li istruisci bene, questo vale nel posing, ma nelle preparazioni, gli spieghi che non devono spingere troppo, o salvaguarda la salute, s'abituano, non sono tutte teste di cazzo. Ovvio che se uno dà per battaglia persa a fermarsi in Italia, a questo punto lì cambi paese. Io preferisco, Certo. tra virgolette, impuntarmi per migliorare la mia vita in Italia che Certo. far finta adeguarmi agli italiani teste di cazzo, per come la vedo io, eh. Questo penso che anche per il coach valga doppiamente, sia per il discorso di tutela della salute, quindi controllare, Lì è selezione naturale. È selezione naturale. Lì è selezione naturale, nel senso se Ovvio, tu vuoi, io certo. lavoro così, se non vuoi. Cioè io Bravo. ti chiedo esami ematochimici, ti chiedo questo, quello, quell'altro, non vuoi farlo perché Vai da un costa, altro. amore mio, fai bodybuilding, fai un altro, se È ragazzi miei, 250 euro di analisi, 250 euro di visita cardiologica, 200 euro di eco-addome, bisogna metterli in ragazzi, conto, bisogna la metterli in macchina conto. quando tu la prendi le fai il bollo, l'assicurazione, perché comunque servono, sì, fai il tagliando per vedere se manca l'olio, ovvio che lo fai, perché sennò se rimani a piedi con la macchina non ti lamenti. Certo. Cioè, puoi rimanere a piedi con la macchina anche se fai il tagliando e tutto, figurati se non lo fai. Quindi è quello che dico anch'io: noi è come se fossimo delle macchine e non lo siamo, quindi bisogna andarci ancora più piano. Però se fai tutti i controlli del caso, se fai tutto, allora molto probabilmente andrà meglio. Poi Ci sta. la sfiga può capitare, tocca ferro, però stessa cosa anche nel preparato. Ecco, però almeno uno dice: io lavoro così perché comunque lavoro più in sicurezza. Non vuoi? Ciao, nel tuo caso, Giuse. Sono 5 lezioni, perché altrimenti io non lo faccio. Vuoi far così? Ti assicuro che tu fra 5 lezioni posi bene. Perché se sei un legno, se un ciocco di legno e non ti sai Sì. muovere, non puoi fare una lezione e poi lamentarti che il posing non era bello. Esatto. Che cazzo vuol dire? È come se uno non sa guidare con la macchina, fai una lezione di Quindi, scuola guida e poi ti mettono sulla strada, fai gli incidenti. stessa Cioè. cosa, sai, perché anche lì poi, sai, molti coach non si rendono conto di una cosa, loro, molti coach credono che per il semplice fatto che un atleta abbia un grandissimo fisico debba posare bene, non hanno capito nulla, perché la maggior parte di quelli molto buoni a posare, più sono grossi, più sono negati, poi ci metti di mezzo al fatto che più sono grossi e più hanno contratture, più sono veramente rigidi, Stai se lavorando sono... con l'atleta di Cree, il Danko, lì, Big Sì. Black Gun, Lui ecco. è difficilissimo. Cioè, ragazzi, uno dice: io ti posso garantire che poi sai cosa, anche lì, avere a che fare con atleti internazionali è un'altra mentalità. Cioè, in Italia, almeno vedo insegnare i posing in un modo, perché l'italiano medio ragiona in quel modo lì. I ragazzi dell'est sono molto più smart. Ho lavorato con un ucraino, una polacca e lui e anche Emily Walker, anche, tutti e due ragazzi di cuore inglesi. E sono molto più, come, non so come dire, veramente più svegli gli inglesi, cioè non devi fare un insegnamento passionale per fargli capire, sai, il concetto, no, però devi arrivare subito, tac, fai così, fai così. Ecco perché mi allaccio, come diceva Ludo, cioè anche l'atleta anglosassone nella preparazione è più atleta, cioè deve fare,
Ok, non devi fargli capire l'importanza della dieta, no, lui la fa, punto, deve allenarsi, punto. E anche nel posing non esiste dire, guarda, devi trasmettere, no, 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 metti la gamba così e zitto, cioè loro vanno su quella gamba, capito? Sono molto più Ecco anche individuali. Jeffrey, questo ragazzo che prepara Cristiano, ragazzo di colore inglese, fisicamente è mostruoso, l'ho visto, è diventato professionista a Malpensa quando ha vinto la Pro Card Esatto, anche negato a Ornella. posare, negato. Mamma mia, oh, tu lo vedevi nel backstage, dicevi, ma è un professionista che è venuto 6 ore prima nel backstage Mi degli ammazza, Amateur non so per perché. prendere posto, non so. Ti giuro, è stato seduto con la maglietta tutto il tempo, e tu lo notavi lo stesso, a parte che è 1,90 m. Tanta Lui di ha le braccia uomo, mostruose, lunghe, è grosse. bellissimo. Cioè, si è spogliato, ha fatto, ma non, cioè, se, non sto scherzando, si è spogliato e è salito sul palco. Non ha fatto un cazzo, pam, niente, niente. È salito sul palco, però sul palco tu lo vedevi, era nettamente superiore a tutti, nettamente. Cioè, non Più c'era si muoveva, l'idea, peggio era. però, oh, esatto, come posing, infatti, dicevo, cazzo. Questo proprio di posing non ne sa niente. Se Sì. migliora, cioè, se fosse in mano di Giuseppe e migliorasse il posing, questo è da Olimpia. E infatti, Sì. adesso che sta migliorando a posare, sta facendo Me, comunque tutti i bei sì. risultati. Però vedi, lì non è facile, cioè, non è comunque facile. Anche lì, sai, raga, io guarda, una cosa che ho, cioè è particolare, cioè veramente i coach non capiscono questa cosa, che il legame tra avere un bel fisico e posare bene è un abisso. Non è assolutamente idem le bikini. Io ho visto delle bikini che sono venute da me proprio la settimana scorsa, mostruose della Pro League, che non si erano mai piazzate perché posavano in un modo assurdo. Quando la parola d'ordine è stata muoviti il meno possibile perché sei talmente forte che paradossalmente è meglio che stai fermo. Cioè, ti giuro, però questa cosa qua i coach l'hanno per scontata, ecco perché, ma anche un Cree, ma pensa che Jeffrey, non Romania, l'altra, dove si è pensato meglio, abbiamo fatto una lezione la settimana prima, cioè, perché, beh, ok, Cristiano è mio amico, ci lavoro da anni, perché altrimenti prendere il rischio di un atleta per quanto forte, così in vista, così, io non me lo sarei preso, per dirti, in inglese, parlare così, c'è cioè, tutto Certo. Skype, poi sai, e quindi sai, anche lì non è facile. Infatti cambierò proprio drasticamente il modo di Mi lavorare. viene da ridere che il buono, bravo, lo dici in inglese? Good, good Ecco. job. No. Sì. No, poi sai cosa? Mi sono trovato i Eccola, termini. eccola, Eccola. ecco. Eccola, Sì. presa, andata. Però no, ma infatti. Dai, cazzo. No, ma poi sai, Here we c'è da dire una are, cosa good. che sì, ma c'è da dire una cosa che il posing, se ci pensate, vabbè, io ho il mio gergo, veramente ho il gergo per le bikini, che ormai mi sono tradotto tutto qua, ma sempre le stesse cose. Poi per come ragionano loro, paradossalmente, parlare in inglese nel posing, per come sono schematici e robotici loro, è molto facile. Se tu continui a dire front, back, pose, sai, cioè, è veramente molto facile, più che parlare in allenamento, quindi, oppure Sì. quindi da quel punto di vista non c'è problema. Però c'è gente veramente tipo un Jeffrey, è molto rigido. Voi non avete idea. Cioè, non puoi fargli fare, devi solo beccare da fermo le pose, front, back, girati e basta. E no, devo muovere. No, 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 stai fermo. Stai. Perché se un movimento fatto da uno grosso come lui, se fatto male, appare orrendo, capito? Perché è Sì, talmente sì, sì, sì. grosso, della sei piuttosto non lo fare. Anche perché poi sai, oh, sono lezioni Skype. Io infatti Cristiano ho detto, Cri, questi me li manda una volta, fate il pulmino, mandameli perché verrebbero sicuramente conoscendoli. Però dal vivo è un altro discorso, dal vivo ti trasforma, ecco, loro Skype è dura, eh. Cioè, per amor di Dio, sono dei gran fisici, quindi tramite Skype qualcosa siamo riusciti a fare, però ragazzi è dura, se un atleta è molto rigido a distanza, perché io sono convinto che lui dal vivo all'Olimpia ci arriva, cioè faccio una lezione dal vivo, lo tengo lì in sala e lo trasformo, però Skype, poi cazzo, vabbè, le lezioni le fa dalla cucina di casa sua che a momenti ci entra lui e basta, cioè c'è una cucina che c'è tipo le cucine inglesi, non come la tua, Ludo, cioè sono solo divani, cioè sto maxi schermo, divani in pelle e poi c'è lui nel mezzo, sembra il lampadario, Jeffrey, cazzo, togli qualche divano, no, entra solo lui nella stanza, anche lì poi le condizioni sono quelle che sono, ecco perché io dico sempre, ragazzi, quando vedete un risultato sul palco, fatevi due domande del perché quell'atleta ha portato di merda, perché non sapete i cazzi, come dico io, quindi...
ragazzi, è un mondo di merda. Questa è la solita conclusione. Ragazzi, Ma io direi io di. vorrei vedere, Ludo, che titolo dà questo podcast, perché siamo partiti da una Questa parte. infatti è tosta, ci stavo pensando prima, ci devo ragionare perché off season, posing, gare, un po' tutto. O sì, o fino a metà però abbiamo tenuto, eh. Sì, poi Dai, prima sparpolate. no, però dai, caso. No, chiudiamo perché sennò mi diventa troppo lungo e non riesco a caricarlo poi su Spotify. E, quindi niente, Cavolo. oh ragazzi, riorganizziamo presto, come sempre. Dai, Vi magari potremmo ringrazio. fare quello per cui ci eravamo prefissati, cioè quello che ci Esatto, eravamo prefissati. Bene parlare dell'off season. Quindi Dai. off season diamo un'anticipazione, magari. Sì, dai, Sì, ci sta. off. Come uno gestisce l'off season, se dal punto di vista alimentare, come sta facendo Ludo il suo process di intuitive eating, piuttosto che magari appunto come faccio io, che invece vado sempre molto più metodico e appunto confrontarci o parlare del mio, come appunto magari quando ho provato anche un approccio un pochino più libero, piuttosto che Ludo, come tu quando facevi invece più calcolato, eccetera. Yes. Tu, Giuse, come stai facendo? Tanto Yes. che tu, Giuse, anche in off season mangi sempre poco, quindi. Sì, io mangio 200 grammi di carboidrati in off season. Siamo là. Quindi direi, no, faccio scherzo. Vediamo un po' tutti come gestiamo la nostra off-season e come la Faccio facciamo sapere. gestire i ragazzi, e poi dai. Perfetto, Ha voglia. abbiamo già l'argomento, vedremo se riusciremo a tenerlo. Assolutamente, dai. Allora, alla prossima. Raccogliamo le domande anche, quello potrebbe essere Sì, interessante. esatto, dai. Scriverle qua sotto nei commenti, ragazzi, Qua sotto. semplicemente. Domande. Yes, mi raccomando. Dai, Dai, ragazzi. ragazzi miei, Alla prossima. alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao.